Intanto tutti quelli che appunto anche vedo Luigi Zuliani che, e i colleghi che ci hanno insomma concesso di partecipare con noi a questo momento e do a tutti il benvenuto. Un'altra cosa prima di partire che volevo fare è quella di ringraziare ufficialmente il Lions Club di Verona Can Grande, in particolare il presidente Maurizio Manzini che dovrebbe essere presente per il supporto che ci hanno dato alla nostra attività di ricerca. È sempre una cosa importante, sapete che noi facciamo molte cose e per noi è sempre utile avere un supporto esterno, quindi ci tenevo molto insomma a cogliere l'occasione di questo momento importante per ringraziarli pubblicamente. Ora darei la parola al dottor Ferrari che ci presenterà dei video di saluto fatti da dei colleghi più o meno lontani che purtroppo insomma vorremmo tanto avremmo voluto avere qui con noi ma non, come vi dicevo non è possibile, però ci saluteranno con un video e poi iniziamo ufficialmente la nostra giornata. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere presenti, anche se siamo distanti ci sentiamo molto vicini in questa giornata. Sapete bene che l'anno scorso abbiamo fatto una giornata in presenza e speriamo di continuare negli anni prossimi se è possibile. Comunque il nostro impegno continua in questo campo, come vedremo, è l'impegno di tutti i partecipanti, diciamo. Ringrazio in particolare Alessia Bellino e Elisabetta Migliozzi, che hanno contribuito fortemente, diciamo, alla parte che riguarda i pazienti, in particolare Alessia Bellino, che ha fatto anche i sottotitoli in italiano del video di Ava. Allora, io vi proporrei il video di benvenuto di Ava. I'm so delighted to have been asked to open this World Encephalitis Day Symposium by Professor Ferrari and Dr. Mariotto. World Encephalitis Day is so important because no matter where we survey in the world, we know that still nearly 8 out of 10 people have not heard of the condition. It's one of my missions in life to change this and to ensure that encephalitis becomes as familiar in the general public's language as meningitis and sepsis are. This year for World Encephalitis Day, we are lighting buildings around the world red in order to raise awareness of the condition. We have some fantastic iconic buildings and landmarks lighting up in support of our quest, including Niagara Falls, Toronto City Hall, the Sails of Light in Vancouver, the Four Bridges across the Danube in Vienna, the Jet d'Eau in Geneva, and of course here in Italy, we're thrilled that landmarks in Verona and Modena are lighting up red. We're also asking people to wear red today and to take photographs of themselves, posting them to their social media using the hashtags #RedForWed and #WorldEncephalitisDay. In addition to this, we're promoting a pro-vaccination message and encouraging people around the world to seek information to empower themselves to become vaccine confident. As many of you will know, many causes of encephalitis are not vaccine preventable. However, some are, such as measles, Japanese encephalitis, and varicella zoster, or the chickenpox virus, to name just a few. No one can have escaped the pandemic of this last year, and of course we now know that SARS-CoV-2 is also causing encephalitis.
And so here we have now another vaccine preventable condition which can cause neurological complications, including brain inflammation. And so it was critical that World Encephalitis Day this year focus on not only raising awareness of the condition, but also encouraging the general public's confidence in vaccines. But look, back to your wonderful symposium here today in Verona, hosted by the Neurology Unit and Neuropathology Laboratory of the University of Verona. You have a wonderful afternoon of lectures to enjoy, including the expert lecture from Professor Sarosh Irani of Oxford, who is also one of our scientific advisors here at the Encephalitis Society. You have Cecilia delivering the impact of COVID-19 and a neurologist's perspective, which is going to be fascinating. And I'm delighted to see that patients affected by encephalitis are playing centre stage in terms of their lived experience and you hearing their perspectives, as well as what I'm sure will be a fascinating question and answer session called Ask the Doctors, which I note one of our long-standing supporters is involved in, Alessia Bellino. I'd like to thank Professor Ferrari and Dr. Mariotto for arranging today and for inviting me to deliver this welcome address. I sincerely hope that the next time this educational and informative day takes place, that I can be with you in person here in Verona instead of delivering it via a video. So it's just now for me to wish you a wonderful afternoon, to thank you for supporting World Encephalitis Day and for your dedication and interest in a condition that continues to devastate the lives of patients and families around the world. But together with collaborations such as this afternoon, we will reduce the burden and impact of this disease for those patients and families. So I thank you, have a wonderful afternoon and happy World Encephalitis Day. Quindi ringraziamo Ava e possiamo iniziare, diciamo, il nostro lavoro di questa giornata e vorrei chiamare Alessia Bellino che ci presenterà i saluti anche di Escudero, che è un collega medico che è un testimonial importante dell'encefalite autoimmune, e quindi prego Alessia Bellino di intervenire e di presentare Escudero. Grazie dottor Ferrari, grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Sono contenta, emozionata, non come in presenza, ma insomma comunque il suo effetto lo fa anche vedersi così. Mi fa piacere incontrare tanti volti noti, tanti volti nuovi, e tra questi volti noti diciamo c'è il dottor Domingo Escudero, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare e conoscere di persona nel 2019, ma lo avevo già contattato anni prima durante, diciamo, i miei, insomma, le mie ricerche sul web e la mia ricerca di informazioni. È sempre stato molto disponibile, molto gentile e, insomma, nel tempo è diventato anche, insomma, si può dire quasi un amico. Vorrei però sottolineare soprattutto il suo aspetto professionale, perché essendo passato lui stesso da un'encefalite, che è il mio stesso tipo di encefalite, quindi antirecettore NMDA, nel tempo la sua professione è diventata anche una sorta di vocazione, tant'è vero che ieri durante il convegno internazionale del World Encephalitis Alliance è stato premiato come leader ispirante, quindi credo che una sua presenza oggi, un suo saluto sia veramente un momento importante e significativo. Io, Domingo, ti darei la parola se hai modo e piacere di intervenire. Nella lingua che preferisci, noi ci adeguiamo. Grazie Alessia. Buonasera everybody. I'm more confident talking in English. My Italian is zero. So I am very pleased to be here with you. I suppose that there are neurologists and people that have suffered encephalitis, or patients and families. And just to say that I know Alessia since years ago. She has been a person who has made a very good paper in awareness of the encephalitis. And my condition was that I am a neurologist and I also had the disease.
And I am trying to do just the same as everybody in this world, is to make awareness of the disease. I am in a privileged situation because I work directly with Dr. Dalmau and Dr. Graus at the Hospital Clinic in Barcelona. And just to say to you that you can contact with us anytime you want, and we together will fight against the disease. So I'm very pleased to be here, very pleased and very honored. Grazie molte, muchas gracias Domingo, è stato veramente un onore e un piacere averti qui. E lascio la parola di nuovo al dottor Ferrari. Allora, ovviamente poi ve lo presenterò in inglese, ma insomma, volevo così, ci tenevo a presentarvelo anche in italiano, nel senso che molti di voi lo conoscono naturalmente. Sarosh Hirani è il direttore del gruppo di neurologia con riferimento alle malattie autoimmuni ad Oxford, e il co-direttore del laboratorio di neuroimmunologia sempre ad Oxford. Lui è un grandissimo esperto, neurologo ovviamente clinico, ma anche ricercatore della diagnosi e della terapia dei pazienti con encefalite autoimmune. E guida un gruppo di ricerca importantissimo che ha fatto dei lavori interessantissimi, non c'è bisogno nemmeno di presentarlo, credo, ma insomma diciamo che ci onora oggi della sua presenza e soprattutto di tenere una lecture. Grazie Domingo. E ora Sara ci presenterà Sarosh Hirani. Che ci farà una comunicazione, una lettura magistrale molto interessante sulle encefalite autoimmuni, soprattutto nel periodo Covid. Mm-hmm. Sara, prego. Di cliccare sulla barra interpretazione italiano e proviamo a vedere se funziona. Se ci fossero problemi e non dovesse funzionare, ritornate su interpretazione inglese e poi cercheremo di fornirvi in un secondo momento la traduzione, ma insomma noi ci proviamo. So now I introduce Sarosh Hirani in English. Probably you do not need any kind of presentation as you are a big boss in the field, but Sarosh Hirani is the head of the Oxford Autoimmune Neurology Group and the co-director of the Autoimmune Neurology Diagnostic Laboratory. He's a consultant neurologist, clinician and scientist with a specific expertise in clinical and laboratory field of autoimmune encephalitis and in general neuroimmunology. He cares for patients, but he also runs a research group with a specific focus on the diagnosis and treatment of neuroimmunological and autoimmune conditions. He's a real expert in the field. Everyone knows him, I'm sure. And he will give a brilliant lecture, I'm sure, on the diagnosis and treatment of autoimmune encephalitis. He will focus mainly on clinicians, but he will also talk to patients. So as I said, I hope that this simultaneous translation will work. Otherwise, we will provide you a translation in a second moment to this, I'm sure, brilliant talk of Sarosh Hirani. So thanks once again for accepting our invitation, and please give us some knowledge in the field. Thank you, Sarah, very kind of you. I hope you can hear me clearly. Great, thank you, much appreciated. It's a real pleasure to be here, especially on World Encephalitis Day. Thank you to Sarah and to her colleagues for organizing today. I can see there's lots of clinicians, there's lots of patients on the call, so it's a brilliant mix. My talk's going to be more focused on some of the research we're doing, and I thought I'd try and give you a little bit of a feel for the sorts of things we're doing. So maybe some more examples rather than specifics in some cases. I thought I'd first play a video, which one of my clinical fellows, his name's Dr. Uy, and he comes from Canada and he's spending a year with us. He made this film to summarize our work and the sort of things we contribute to the field of encephalitis. Many other groups around the world do very similar work. But I thought I'd show you this film because it's a very nicely put together film. So I hope this comes across well.
So I hope that gives you a feel for the sort of work we're doing in Oxford at the moment. And I hope the film also gives you a picture of where we try and start from. We always try and start from the patients, symptoms. So those are things that as doctors we elicit, but also from the patient's experience. And I'll show you an example of that in the next few slides. As many people on the call will know, we're very interested in the antibodies, the IgGs that circulate in patients' serum and their spinal fluid. And of course, these are produced by B cells. This is very well known in immunology. And really the B cells are the key in producing the antibodies. So one of the things we're very interested in is how those antibodies are produced, who produces those antibodies, which B cells. So this is a very important aspect of our ongoing work. And then I think the other thing we've become increasingly interested in then is how the antibodies then affect neurons in your brain. And of course, that's more neuroscience aspect. So this is an example of why we like the term autoimmune neurology, because it really shows this overlap between the two fields. And I'm going to start by telling you something very simple, which is very well accepted in the field now, which is that inizierò con qualcosa di molto semplice che we're very interested in antibodies that target the outside of neurons. So we often perform all our tests for antibodies in live cells before they get in any way impaired by the conditions of the test. Le cellule in qualche modo sono impareggiate da of a nerve here, which is in red, and in green you see the labeling of the outside of the nerve. So here you'll see these proteins in triangles. La parte esteriore del nervo. And these are the patient's antibodies that go and target those proteins. Gli anticorpi sono le particelle rappresentate dalla forma triangolare. Proteins. So these antibodies can access their targets if they're in patient. Questi anticorpi possono accedere alle parti specifiche del cervello. Okay, thank you. Sorry, I think it's perhaps me because I'm doing the translation simultaneously. Ah, is that okay, me? Great. Okay, great, thank you. Okay, that makes sense. That is why perhaps I'm like, perhaps you're hearing that I'm talking on you, but I'm just really trying to translate in Italian. Thank you. Sorry about that. Great. So, yeah, as I say, these are inpatient spinal fluid. And so if they're on the outside of the cells. Quindi è solo fuori dalle cellule. And usually these patients have treatment responsive conditions, and that's why we're interested in them. So solitamente questi pazienti hanno delle risposte associated with antibodies against the inside of cells, intracellular targets so-called. But increasingly with time we're more learning about these ones where the antibodies can actually target the outside of cells and the proteins on cells. Con il tempo stiamo imparando a identificare delle nuove particelle che effettivamente sembra che attacchino gli anticorpi. This means they're often treatment responsive and there is a low rate of tumors associated with these diseases. C'è un basso livello di tumore associato a questo tipo di malattia. Today I'm going to concentrate on the two ones and show you some examples. Oggi mi concentrerò su due parti e vi mostrerò alcuni esempi. Pronto? The first disease I'm interested in telling you about is one which we discovered back in 2010 or so, and it's a disease of patients who are in their later years, so usually in their 60s and 70s. It comes on subacutely, so it doesn't really come on like a typical encephalitis that most doctors know. It can come on over months usually. And patients have a number of features. They often have memory loss, they lose their orientation and they have seizures. Some have lots of emotional problems with their disturbances. There's a which is the low sodium level, and many patients have a normal spinal fluid, again, not typical of an itis. And when seeing these patients, we started to learn about these attacks, and I'll show you these. These are attacks which last
They're very brief episodes. They affect the hemiface and the arm. And then after they occur, you'll see after this, a more sudden deterioration in memory. So you'll see that after this comes memory. And I'll show you some examples of this now. This is a lady who we looked after many years ago. And if you watch her right hand and right face, and you'll see this happen again in a second. E vedrete questo apparire di nuovo in un secondo. So this is very typical of a seizure problem, and we call these facio-brachial dystonic seizures because they affect the arm and the face often. They often occur in adulthood. They're very chiaramente accadono in età adulta e affettano. And sometimes I say that even if you don't see one when you go to see a patient, it's probably not the right diagnosis. They're very brief. You saw they occur just for 2 or 3 seconds. And they're always associated with LGI1 antibodies. But this lady you saw was very confused as well. So now I'm going to show you a patient who's not confused. He's writing emails. He's behaving completely normally. He's keeping his job. He works through all this. And you can see he has the same attacks there. You'll see another very little one now, just in 2 or 3 seconds. Just there. So these are frequent attacks again in him, that shows it, but sometimes people can maintain their thinking during it, maintain their awareness. And as I say, this disease peaks here at age 60 or 70 and affects men more than females usually. Most patients have abnormal test results. So these are patients divided by whether they had that cognitive impairment or not. So CI here is cognitive impairment. They have the facio-brachial dystonic seizures plus the cognitive impairment. And nearly all of them have at least one abnormal test result. You'll see in the right-hand column here. Almost all of them have one. Whereas the patients who just have the seizures and have no demonstrated cognitive impairment often have normal test results. So this is a clinical diagnosis. So this is a diagnosis which doctors need to make without many tests helping them. Why are these attacks important? Why am I telling you about them? Because they don't respond to these typical anti-seizure medications. There's a very late drop here, but that late drop is because there's only 4 or 5 patients left in a study of about 100 patients. And that's because when you add immunotherapy, the ongoing seizures disappear. And you can really treat these patients very effectively with these therapies. These therapies include steroid treatment, intravenous immunoglobulin and plasma exchange. Maybe some of you will have had those treatments. And in this blue line, there are patients with and without cognitive impairment. So those without cognitive impairment do even better in terms of treatment. And the other important thing about these is that the seizures come usually before the memory impairment or the cognitive impairment. The seizures come first. And so we wondered if treating the seizures might stop the subsequent memory impairment. And that's exactly what we saw. So treating the seizures here, the proportion of patients developing cognitive impairment continues if you have the ongoing seizures. If your seizures stop, the cognitive impairment doesn't appear to develop. So we think we have a model for this disease now where you start off at your normal function, and if you get early treatment, you can get rescued, you can get back to near normal. But if your treatment is late, you're left with different deficits here. And of course, it's very important to better understand these deficits. And when we started talking to patients about what these deficits were, they weren't necessarily what doctors thought. So this is a scale used to evaluate, which doctors use to evaluate memory and function, the overall disability of a patient. And these are the percentage of patients that are impaired. So in a survey of these patients,
we saw that not many had impairments on either of these domains. These were pretty much normal. But many had impairments across combined mood alteration. So this was very common. So we need to understand better how to treat the psychiatry manifestations or the mood manifestations in this disease. But even more common was very profound fatigue sometimes. And most patients with this illness will say they have fatigue in the longer term. So this is part of this deficit that we see. And this must play into our thinking in the future about how we treat patients. The other thing we observed when we started to meet lots of these patients was this box here. Many patients down here developed a rash on their treatment. This is their anti-epileptic medication or their anti-seizure medication like Tegretol or phenytoin. And it was already known that many of these reactions, these rashes to these drugs, were driven by an immune factor, a molecule we all express called an HLA molecule, but was predominant in the patients with this disease. So we asked, is this present in these patients? And it was only present at the same rate as healthy people. So we began to doubt ourselves a little bit, but actually, it turned out that patients with LGI1 antibodies, almost all, I would say this is now more like 96%, have one single HLA molecule expressed, one HLA allele, DR7 it's called more for shorthand. And the other thing we noticed at the same time was that patients with Caspar-2 antibodies had a very different allele. So these patient observations not only directly define what the patient's experience, what their symptoms are, but very quickly start to show us molecular observations. This is part of the cause of the disease because this is a genetic association. And thirdly, it starts to pull apart the LGI1 and the Caspar-2 patients who were originally thought to be the same disease. They were all thought to have the same antibody. Then it became clear that wasn't the case. And then it became clear that they have different genetic associations. So these groups of patients have very different underlying biologies. So I'll switch briefly to this disease, which is a disease some of you will have had and certainly heard of. It's probably the most well spoken about cause of encephalitis and is certainly the commonest in younger people. This is an illness of younger people. And they tend to present with a number of different psychiatric features, which I'll talk about because it's the first problem patients often notice. They can have seizures, but usually one or two, maybe not even two sometimes. They have cognitive impairment, and then a range of other features of here, of which the movement disorder is the commonest. So these are probably the two hallmarks of this condition. And we wanted to know a little bit more about these psychiatric manifestations here, because if they're the first problem, we thought we could try and do something about it much earlier. And we know that early treatment improves these patients' outcomes. So we started to look at adults and we looked at nearly 500 and we looked at this psychopathology, as we called it. But really, it's the symptoms that psychiatrists should be eliciting in these patients. And what we saw is almost any symptom you care to identify is present in these patients. So these symptoms cross a number of domains, which are traditionally relatively separated in psychiatric practice. And there were seven key features. So nearly everyone will have these seven features. And in fact, they also cross these domains. And you'll see they cross again all these domains. And even in individual patients, most patients don't just have catatonia or just have sleep or just have mood disturbance. They usually have a mixture of these symptoms. And some patients have all of these symptoms. And this is obviously very unusual, but here's an example of one of our patients where they have a number of different features which come from these domains.
And so our a consultant psychiatrist who we work with closely said this is a more turbulent and jumbled syndrome than he has seen before. But I really like the quote from a mother of a patient who said it was in, she was like, she was in front of a buffet of psychiatric things and trying a little bit of them all. And that for me is the hallmark of this condition in terms of the initial presentation. Later, these patients go on to develop other features. This is a young girl who has the NMDA receptor antibodies. And you'll see she has a very disturbing movement disorder, often so troublesome that it makes parents of the patients very upset to come in and see this regularly. I won't show another video just for time, but we asked a number of experts around the world what they thought is the best way to describe these videos. And they said that, and most of the doctors on this meeting will be interested to hear this because these are the people who define movement disorder classifications. And yet they said it was a challenge to preconceived and established phenomenologies. So they gave it almost everything was named in this. In fact, dystonia, chorea, and stereotypies with limited tremor is probably the take-home message here, the hallmark of this illness in terms of the movement disorder. So I often think of this disorder as a very complex disorder. It's complex with its overall symptoms, and then when you go into individual symptoms, they are even more complex in their own right. So I've told you a little bit about the patients and their experience. Most of our work focuses on the immunology at the moment, because I think it will teach us how to treat patients best in the future. And I've only shown you a little bit of this so far, so I'm going to talk to you a little bit more now about the immunology. So this is a group of patients who I've already touched on, the NMDA receptor antibody patients, and 20% of these young patients have these ovarian tumours that you can see in this picture here. Big tumours sometimes, and I'll show you more about them in a minute. Because the thing we were most interested in this disease is why the antibodies can persist for many, many years from onset. So we first asked some simple questions. The first question to understand was, does this disease seem to start in the periphery or in the brain? And it looks very much like this disease and all the other diseases all start in the periphery. So this is the antibody level in your serum versus your spinal fluid, and the levels in your serum are roughly 50-fold higher. So this is true for all the diseases we study. So we think this starts in the periphery. So I'm going to give you a very brief reminder of how B cells, which of course fundamentally express and then make antibodies, mature in the periphery. So we start off with these naive B cells, which come out of the bone marrow, and they make their ways to specialist centers called germinal centers. Here they meet T cells, they meet antigen, and quite quickly they acquire memory for this antigen. They remember this antigen. You'll have all heard of this in the context of COVID recently. This is true in the context of autoimmunity as well. They then can either make the antibodies and secrete them in the blood, and they're often called plasmablasts if that's where they are, or they can migrate back to the bone marrow and make antibodies here. And the important thing is that the two mechanisms thought to maintain antibodies over many, many decades are either ongoing germinal center reactions or relatively one-off plasma cell reactions in the bone marrow. So long-lived plasma cells niching in the bone marrow. Why is this important? Well, fundamentally, the markers expressed on these cells and their basic properties are very different to each other. So if we could determine which is the main mechanism, we could apply the appropriate medications to the patients.
So here are two examples, just to go through that in a bit more detail. If you had a germinal center reaction, you should get the antibodies as IgMs in red here, and then IgGs. So this is what we see with COVID when you immunize people, vaccinate them, they develop IgM and then IgG to COVID. Here, we're talking about NMDA IgMs. Same, they should have spillover of T cells and B cells into their blood. And this disease should be sensitive to drugs like rituximab because of all these germinal center B cells express CD20. The opposite is true if you had a long-lived plasma cell, because your reaction, you'll see the diagram down here, the initial exposure will have been a long time ago. So when the patient comes to hospital, they will have no IgM, few or no antigen-specific, NMDA receptor-specific B cells in their circulation, and their disease will be more sensitive to bortezomib, which is a drug used to treat the plasma cells specifically. So this is obviously now mainly for the clinicians and scientists on the call. And the clues that you can get then are you can just test for the IgM. So we can see the IgM in many patients. And when you see it, it can last for many, many months, in which case we think of it as ongoing production, not production a long time ago, which has now persisted, because the IgM half-life is 5 days. So this is really useful because it puts us in the ballpark of the germinal center reaction immediately. And then you can take patient's blood and you can use it to try and understand if the blood has the capacity, the B cells in the blood have the capacity to produce NMDA receptor antibodies. So don't worry about the details here, but essentially after 14 days in culture, these B cells can produce NMDA reactive antibodies if they're taken from a patient's blood. Healthy controls don't do this. And what we started to study then was, does this happen over a variety of time points across a patient's serum antibody level? So this is a variety of serum antibody levels. This is a patient with very high levels of NMDA antibodies, very low levels. And under a number of different conditions, we see the following. First of all, if you use no cytokines to stimulate those cells, or you stimulate them with cytokines which are known to help plasmablasts survive, you never produce the NMDA receptor antibody. All the cells are blank. If you use conditions which are known to stimulate memory B cells, you often produce the NMDA receptor antibodies here. So we can return to this model to start to answer the questions. The IgM already puts you in the ballpark of this germinal center. Now we can cross off the plasmablasts because you'll remember that from this figure, the plasmablasts produce nothing. We don't think they're a major producer. And then we saw that the B cells in circulation, so this in vitro production of the antibody, correlated well with the serum levels of the same antibody. This is true for aquaporin 4 and for NMDA antibodies. And this nice correlation must then tell you that, okay, you've put a line through the plasmablast, but this is unlikely to be a major contributor, because what we're seeing here is evidence of germinal center reactions. And we began to wonder, did we know that there was a germinal center that we could relatively easily find in our patients? And this is an example of one of these ovarian teratomas from a patient. So we looked at it under the microscope, and others had seen this already, that there were lymphoid aggregates within it. And we characterized these in detail. So they express T cells, they contain B cells, lots of B cells, a few plasma cells. And in fact, this is exactly how plasma cells look in your tonsils or in your lymph nodes. And importantly, they express the NR1 antigen. So this is a germinal center which contains the auto antigen.
And in fact, there are many criteria published for what is a real germinal center. And many people say it has to contain these cells, these T follicular helper cells, which help the B cells in the diagram I showed you earlier. And in fact, they do contain these cells. We see the markers for these T cells. Also, they're meant to contain these cells which are known to present antigens, sometimes called follicular dendritic cells. And you can see these follicular dendritic cells very nicely here by morphology with a stain which is known to detect them. So the big question was, are they actually making the antibody? So if you take the teratoma, we know there are B cells in it. So you can either create little chunks of the teratoma, so-called explants, or you can try and remove the B cells from the teratoma here by flow cytometry. And by FACS, you could sort them, and they actually do make the NMDA receptor antibodies under the same conditions that the B cells from the blood made the antibodies. And we know that in the patients in whom they have a big cyst in their teratoma, if you take a sample of the cyst contains the highest amount of antibody that we've ever detected. So this tells us quite a lot, because it tells us that this germinal center hypothesis is very likely to be correct. And these drugs which target CD19, for example, are unlikely to have added benefit for this patient group. So we believe that there's good evidence that lymphocytes, that there's good evidence of these germinal center reactions from these IgMs we see, from the production of the antibodies from circulating lymphocytes, and from the teratomas themselves, suggesting two sets of germinal center reactions. And now we're trying to study which cells feed into these to provide the original onset of this autoreactivity. So what is the real cause of these diseases? And really what we're fitting it to is this overall model in these diseases, where we can walk through the steps. But if you remember, what we're saying is this has to be a peripheral immunization, which somehow finds its way back to the brain. So we believe that there's a stimulus in the central nervous system, infection or inflammation, where the antibody is produced, sorry, the antigen is produced, it's released, it has to make its way to the periphery somewhere, and then you have this germinal center reaction to make the antibody or the B cell, which then migrate their way back and cause the problem with the nerves in the brain. So that's our preferred model of what's happening in these diseases. So I've talked to you about this, I've talked to you about this. In the final few slides, I'm just going to talk to you about the neuroscience. How does the antibody actually affect the neuron? How do we try and study that at least? And I'm going to move back to LGI1. Because LGI1 is very complex, so it's actually quite a difficult problem to understand, and we don't have an answer at all yet, and several groups are working on this, but we have some clues. So here's LGI1. It's secreted protein, so it comes out of nerves, and it binds in the synapse between these two proteins, ADAM23 and ADAM22. So here's my high magnification of LGI1. So it has this red domain, which is called the EPTP domain, and it has a blue domain, which is called the LRR domain. And the red domain, the EPTP, has to go and bind to this receptor here, as does this red domain here, has to bind to its receptor. So the blue domain is then left exposed in the synapse. And so what we had to do was find a way amongst all the B cells that we harbor, and the diversity is thought to be anything around the 1 billion level, 1 billion different B cell specificities. We had to find the ones that targeted LGI1. And one way to do that is to actually take LGI1 and apply it to those B cells, and then you can fish out the ones that are bound by the antigen. And what we found was that if you look in patients' blood, in patients' serum, nearly every patient has antibodies to both the red and the blue domains.
So this is one patient across here. One patient has antibodies to both parts of the molecule, which is very interesting in its own right. However, the monoclonal antibodies allow you to study one or the other. So they typically target either or domain. So we now had, these are now really valuable tools which we've taken from the patient's blood to try and study their disease. One thing we learned straight away is that if you look at the number of mutations in the antibodies, both sets of antibodies had lots of mutations. So anything around 15 would be considered pretty heavily mutated. And this implies that they've been through that process of germinal centers where they acquire memory for their antigen by mutating like this. But we found two very different mechanisms were going on, and I won't show you all the data, but we saw that some antibodies bind their target and then take their target, the LGI1 molecule, inside the cell. So that's these blue, these LRR domain binding antibodies. Whereas we found that these EPTP domain binding antibodies prevented, they bound to this red domain and prevented it binding to its two receptors here and here. So very different, but of course you'll remember that both exist in an individual patient, but very different ways of working despite them both existing. So obviously the big question is, do they work together or do they work in opposite manners, in opposing effects? And one way you can start to do that is to use experimental animals and inject the antibodies into their brains. And what we see is that the LRR antibodies bind very, very densely to parts of the brain, whereas the EPTP antibodies bind very limited to parts of the brain, suggesting that perhaps these antibodies are going to have more of an effect in patients. And if we think about how to treat these diseases, we might think that blocking these would be a more sensible option if we had to go for one or the other. Alternatively, and probably my view, is that this is not a viable option in patients with LGI1 antibodies because you've got too many opposing effects and it would be very difficult to try and target one or the other here. So we have to think more laterally. So my final few slides, I hope I've shown you how we often start at patients, but of course the disease starts here with the B cells being produced. The B cells which express antibodies that go and target your brain. In this case, I've shown you examples for LGI1 and NMDA receptors. And so I've walked you through a few examples of each. And just to summarize, what we see really here, what I've tried to illustrate are highly distinctive clinical phenotypes, which are really important to emphasize because this is how we're going to help patient recognition. And this is how we're going to help early treatment in these patients. Also, then we're going to study the B cells and the way the antibodies interact with the nerves to try and define better treatments and think hard about whether we can work out what causes these diseases. So I hope that was an interesting overview of the sorts of work that's going on. I'd like to thank many people from my lab and my group and some of the collaborators we work with as well. I hope that was of interest. So thanks, Sarosh. Of course, it was of interest. As always, a brilliant lecture, so very inspiring. Thanks a lot for that. And I think that if this is fine for you, we could ask for some questions. Maybe we have 10 minutes left. Or maybe it's better if you write down the question in the chat, either in Italian or in English. And then if it is in Italian, I can maybe translate it for you. Quindi dicevo che appunto, ovviamente ringraziavo Sarosh per la bellissima lettura che come sempre insomma è sempre davvero di grande aiuto e stimolo per tutti. Dicevo, se avete domande che volete fare o in italiano o in inglese scrivete pure nella chat, se preferite scrivere in italiano magari la traduciamo noi.
So I have a question. I will start with that. How do you explain the presence of the antibodies in serum and or CSF in different kind of antibody mediated encephalitis? Yeah, good question. So I think it's the same in all of them. I think all of these diseases have much higher total levels in the serum. And so I think that means that the disease must start in the periphery. And then when the B cells migrate into the brain, and our colleagues from Germany have shown clearly that there are B cells in the brain that encode these autoreactivities, there they produce lots of antibodies in an enclosed space, the cerebrospinal fluid, of course. And so the overall ratio is elevated in your CSF compared to your serum. Mm-hmm. And I think that pretty much explains everything. But we have to also say that spinal fluid is a much nicer fluid to work with because it has a much lower total IgG concentration. So you get much, you know, all of you that will have, certainly you, Sarah, all of you that will have seen brain sections or slides looking at antibody binding, the CSF is always cleaner. You can just look down the slide and you know whether you're looking at a serum sample or a CSF sample. Mm-hmm. So I think it's all about the background, which depending on how you do the tests will determine exactly which one you prefer to use as your substrate. And different people prefer different ones for those reasons. Mm-hmm. Thanks, very, very clear. So we have a question from Dr. Ferrari. I will just read it for you. In your experience, paraneoplastic LGI1 have different characteristics from non-paraneoplastic ones? I have to confess that we've only seen two patients with paraneoplastic LGI1. I'm slightly skeptical as to whether it even exists because if you had, I think we've seen 130 now. So if you had two out of 130, I think that would be in a group of patients who are aged between 50 and 80. That would be a baseline incidence of cancer. So I'm not sure it really, I think we could debate it, but I'm not sure it really exists, but I don't think the clinical characteristics are obviously different, at least from those two patients that we've seen. Oh, sorry. So I will ask a similar question. Do you recommend screening over the follow-up in LGI1 patients? I mean, tumor screening. No, we just do one scan at the start. And as I say, the yield is so low that I've become skeptical as to whether it really exists. There are clearly some cases in the literature where it must exist, you know, classic tumors associated with the illness and they express the antigen. It's very clear that it does, but it's very rare. Mm-hmm. Thanks. So we have a new question. So they ask your experience on unknown encephalitis. So what's your experience in patient in which everything comes out negative? And so it's of course encephalitis of maybe suspected autoimmune origin, but at the end it's negative for everything. My experience of it is that actually, you know, there's a pretty poor outcome on the whole with those patients. There, I find them difficult to treat and look after. They often present a bit later. I think that might be part of it. And of course, because they don't have antibodies, unless they have a very clear cut spinal fluid examination or an MRI, I think it's often a lot of diagnostic dilemma over whether to class them as seronegative in the same clinical category or whether, you know, lots of people wouldn't necessarily know what the cause of that illness was. So I think they're a very, very hard group to manage. We've got some, unfortunately, our worst outcomes are often in those patients. Thanks. I briefly translated because it was from a caregiver. So, quindi diceva appunto che le encefaliti seronegative sono sempre le più complicate da trattare, perché ovviamente tutti gli esami risultano negativi e quindi è difficile il management. I know that you understand Italian a little bit, so you can correct me if I say something wrong, but il punto è che diceva che sono appunto le più difficili da trattare e da seguire nel tempo proprio per questo motivo.
I definitely don't understand it well enough to correct you. Yeah, it was too fast. I did Latin at school. That was as far as it went. Yeah. So any other question? Qualche altra domanda? Okay, so the question, I think it's related to the seronegative cases, is how can we treat them if they can contact you or some expert like you for discussing the case? Yeah, of course, with the latter. How to treat them, I think it is difficult because we've now begun to tailor our treatment based on the antibody. It makes a difference how much you give people, how often, which drug sometimes. So I think it's very difficult. But I think most patients, if depending on clinical confidence, you would treat with steroids and plasma exchange, certainly. And then you would decide on how much better they're getting to decide on how much extra treatment. And that would be a balance between your confidence in the diagnosis and in how unwell they are and how much they need treatment. So, sì, diceva che sicuramente potete contattarlo per un consiglio clinico. E per quanto riguarda il trattamento, in fase dipende ovviamente, di solito il trattamento è collegato al tipo di anticorpo presente, quindi quando non c'è un anticorpo le cose sono più complicate, però in fase acuta, in relazione a quanto si è confidenti sulla diagnosi di encefalite sospetta autoimmune, si trattano con steroidi e plasmaferesi, e in base poi all'andamento clinico si può decidere per una terapia immunosoppressiva a lungo termine. So we have some other question. Marco Zoccarato asks if you could explain possible different rules and efficacy of bortezomib and rituximab, since you mentioned it, in anti-NMDR encephalitis. Hi Marco, thanks for the difficult question. I think it's difficult to answer without clinical trials. And as you may know, there's CD19 agents undergoing clinical trials right now. But my view is that most of the data that we and others have generated suggests that germinal center reactions must be a major part of many of these illnesses. I think NMDA is perhaps the one where some of the data from the Berlin group suggests that maybe these antibodies are not as heavily mutated as other antibodies in autoimmune diseases, across autoimmune diseases. So it might be that in that condition, it's a very good example of where you have very short-lived B cells that, plasma cells, sorry, that are made quickly. They don't necessarily have time to mutate heavily. And these are cells which are relatively easily eliminated with rituximab. I'm very skeptical personally that bortezomib clearly helps these patients. And I think it comes with a lot of side effects. So I personally am I've never given bortezomib to our patients, and I'm pretty reluctant to give it because I don't think it fits with the biology of what we understand so far. Thanks. We have a couple of more Italian questions. The first one is, which is the timeline between the antibody production and the first clinical manifestation in encephalitis? That's a really, really interesting question. I think the answer is we just don't know because the diseases are relatively uncommon. We don't have good examples or many good examples where samples were taken before the illness began. We have a few though, very few. So we know about 4 patients with LGI1 antibodies who had a different illness before and were sampled before. And in those patients, it's very clear that the antibodies seem to come on quite quickly, over 4, 5, 6 weeks, something like that. Quick, I would say, like a vaccination. Whereas we know that, for example, in patients with neuromyelitis optica, who sometimes have an overlap with myasthenia, they have samples taken 15, 20 years before and they're positive. So I think it differs depending, our knowledge is it differs depending on the illness, but perhaps it differs depending on the patient. But definitely there are examples of both. So I think it's one of the problems with trying to understand causation when you talk to patients, you never quite know when the date of onset was. Sì, quindi diceva che è difficile dirlo.
è spesso molto complicato, perché ci sono casi in cui la produzione anticorpale è molto rapida e ci sono invece dei casi in cui sono stati prelevati dei campioni molti anni prima, in altre patologie come ad esempio la neuromielite ottica, e già vi era una positività anticorpale. Quindi di fatto è difficile dire quanto tempo intercorra tra la produzione anticorpale e l'esordio delle manifestazioni cliniche. So one other Italian question. In patient treated with rituximab, which is the treatment scheme that you use? And for the reinfusion, what kind of monitor of immunological profile do you use? If you have a specific timeline or treatment schedules or not? I mean, it's not evidence-based, but we give it like the most recent MS treatments are given. So 1 gram, and then 2 weeks later, another gram. Mm-hmm. And then usually we don't monitor anything, because in most patients, that's sufficient treatment. But in the few where they remain refractory to that, I think it's worth monitoring and thinking about whether when they reappear, you retreat. Sì, quindi diceva che utilizza lo schema di 1 grammo e 2 settimane dopo un altro grammo, non monitora cose particolari, a meno che ovviamente non si tratti di una non risposta terapeutica, e quindi poi ovviamente si decide come proseguire con lo schema terapeutico. Oh, another question is linked with... So we change a little bit the field on viral encephalitis. If you have experience with that, and if there is the possibility to an improvement of symptoms in patients with viral encephalitis, maybe also it's a question related to the differential diagnosis between viral and autoimmune encephalitis. Yeah, what Sarah's implying is that there's a literature suggesting that they might overlap viral and autoimmune. So when they do, I think there's a good examples that you can treat with immune therapies and help the overall illness. I think in terms of viral encephalitis, if it's an isolated entity, it's not associated with an immune cause, then usually we treat the individual symptoms. So patients commonly have mood problems, seizures, and we would treat each of those in isolation to try and help the overall situation. Sì, dice che è molto importante, che ovviamente è complessa la diagnosi differenziale delle encefaliti virali e autoimmuni, dove spesso i sintomi si sovrappongono, e che è importante trattare anche in maniera sintomatica le singole manifestazioni cliniche che si hanno nel corso dell'encefalite. Oh, another, I think that we have 2 or 3 more, if you have time, I don't know if you are in a hurry, but we have some more Italian questions. Sure. In case of encephalitis, which is not recognized promptly, where the antibodies result negative, but with some kind of viral trigger, do you think that there is a kind of possibility to improve later on? Yeah, most of our patients continue to improve for many, many months and years. So I think there's always that possibility that you continue to improve. And I think also treating the other symptoms around encephalitis, which are not the actual original acute illness, is very helpful. We know some patients who had viral encephalitis who then went on to have quite prominent psychiatric problems after it. And actually a lot of their quality of life was associated with the depression or the anxiety. And a lot of it got much better once those were specifically addressed. So I think that's definitely something to think about in patients with viral disease. Mm-hmm. Dice che ovviamente c'è sempre la possibilità di miglioramento nel tempo, che a volte si manifestano anche sintomi come ansia e depressione più tardi, che spesso si associano alle encefaliti virali e che naturalmente vanno trattate, e che quando trattate rispondono alla terapia e quindi naturalmente migliora la qualità di vita dei pazienti. Oh, then another one, which are the principal cause of herpes-related encephalitis, other than immunodepression, HIV-related? So I think that it's on the predisposing factors of herpes-related encephalitis. Okay, there's a few genetic
factors, but most patients, we don't find anything. Most patients, we don't understand the cause of any of these diseases. I think it's a big neglected area. It's a major area to try and appreciate better. And really, for example, in my talk, the only example of where we do understand is the ovarian teratoma. Otherwise, largely, we don't understand the causation. And I think that's something that we're very keen to focus on because it is a neglected area, I think. Mm-hmm. It's also very difficult to study, of course, which... Sì, dice che ci sono ovviamente dei fattori genetici, ma che spesso i fattori predisponenti non sono noti. Il caso in cui è più nota è quella dell'encefalite da NMDR associata al teratoma ovarico, in cui c'è una chiara casualità, ma spesso in realtà non si sa quali siano i fattori predisponenti o scatenanti, quindi sicuramente è un campo nel quale bisogna lavorare. Oh, so, in case of an encephalitis which is not promptly recognized, no, sorry, this was the last one. So let's go on. Maybe it was the same. I am going up and down. But yeah, the question is if... So let's go to the other one. According to your experience and expertise, do you think that a case of a 76-year-old man with limbic encephalitis, autoimmune limbic encephalitis, with a rapidly evolving cause and death within 45 days, if you find that this is possible, so do you find that it's possible a case of a 76-year-old man with autoimmune limbic encephalitis with a very rapid course who died in 45 days? They found out NMDR antibodies in the CSF and no other infectious or viral cause. Sorry, it was confusing, maybe my translation. No, that's, I think it's clear, yeah. No, that's, unfortunately, that does happen, yeah. So I think it depends on the, I mean, we've got Domingo on the phone who's not, I'm sure you're not quite that age yet, but you were a very unusual age and gender to develop NMDA receptor antibody encephalitis. We know that from Dr. Dalmau's work that the CSF is very helpful and specific in diagnosing that condition. So if you've got that finding, it sounds like you've got the correct clinical context, just a slightly unusual age and sex, then yes, definitely. And in the acute phase, these patients often have problems with blood pressure disturbances and heart rhythm disturbances. So unfortunately, certainly they can die. And there is a maybe 5 to 10% mortality still associated with this condition. I think it's much less now in many countries and when recognition is much better, but there's still a definite mortality risk, unfortunately. Purtroppo dice che ci sono dei casi rapidamente evolutivi, che se si trovano gli anticorpi nel liquor, la diagnosi è sicuramente corretta, anche se l'età non è usuale, e che però ci sono purtroppo dei casi che evolvono molto rapidamente, soprattutto nella fase acuta, dove ci possono essere disturbi autonomici del ritmo cardiaco o della pressione sanguigna, che purtroppo possono evolvere rapidamente. How much time we need to wait because before the effect of plasma exchange is seen in the acute stage? I think if it hasn't worked by 6 weeks, it's not going to work. That's my guess. That the natural time course of plasma exchange in terms of your IgG levels in your blood, at least, is about 6 to 8 weeks. So most of our patients that where it will work, we see it's worked within 10 days, I'd say, 10 to 14 days. Dice che se funziona, di solito si vedono gli effetti in 10-14 giorni, e che è difficile pensare che se non funziona nelle prime 6 settimane, è difficile pensare che poi funzioni dopo. As for an MDR encephalitis treated with rituximab, how can you predict the relapses? How can you distinguish relapses from the common course or of NMDR encephalitis? So how can you distinguish relapses from the natural course? I mean, there are some patients who, in their recovery, they develop extra symptoms. So, for example, there are patients who become quite profoundly psychotic as they're recovering. Mm.
So maybe that could get confused with a relapse, but it's pretty well characterized now that, that the disease regresses in the opposite way to which it appeared. So often the psychosis does appear to appear when patients are getting better. So I think that's maybe that's helpful. Overall, though, patients will make a gradual improvement apart from those acute, sometimes quite sudden, days or few days where they become behaviorally very difficult again, but they will then improve usually. Mm-hmm. Dice che solitamente il recupero avviene in maniera contraria rispetto a quella che è l'esordio della malattia, cioè l'andamento clinico in fase acuta, e che possono manifestarsi dei sintomi addizionali durante la fase di recupero, ma che poi nel tempo si tendono a risolvere. So they ask if it's possible to contact you and how, if they want to just to provide and discuss with you a case. Well, I think that we are always in contact with him. So just to say that, of course, you can directly contact him. But if you have any doubt, we can maybe do the link between Italian patients and you, if this is fine for you. I mean, I always discuss difficult cases with more expert people. So if this is fine with you, we could do like that. That sounds great, yeah. Dicevo che se volete, visto che in molti avete chiesto, I retranslate this, visto che molti avete chiesto un contatto con lui per la discussione di casi, se volete noi siamo sempre disponibili nel fare da tramite quando non capiamo qualche caso che ci viene sottoposto, con chi è più esperto di noi e ha a disposizione un grosso laboratorio per poter fare una diagnostica avanzata. Luigi Zuliani, this is in English. More than 10 years after the discovery of these disorders, do you think, in your experience, they are still underdiagnosed, or eventually they are indeed uncommon diseases? Yeah, it's a really good question. Nice to see you, Luigi. I think they are probably both. So I don't think they account for significant numbers of patients that walk into a psychiatry ward or an epilepsy clinic or a memory disorders clinic. I don't think that is the case. But at the same time, I think there are definitely some patients who have a very, very typical form Frust, so a very typical limited form of the syndrome. We know several patients now, for example, who have seizures, and it's typically one of the three or four very characteristic LGI1 type seizures for many, many months, in one or two cases, years before the onset of anything more clear cut. And I think it's all about clinical recognition, because when you go back to those stories, they didn't just have your everyday focal medial temporal lobe seizure. They had something unusual about it, which fits the pattern that we've learned from the encephalitis syndromes. But I think it comes back to this point: should we be using terms like autoimmune psychosis, autoimmune epilepsy, or do all these patients just have autoimmune encephalitis and we should stick to one term? I think it's difficult. I don't have a clear-cut answer, because there are definitely patients who don't have itis. There are definitely patients who don't have encef. They don't have an encephalopathy, at least. So I think it's a really useful nomenclature issue to think through, but at the moment I do think there are arguments on both sides that make it difficult to be definitive in all cases. But I think you'd capture 90% of people, maybe even 95%, if you use the term encephalitis and you thought through the sorts of symptoms we know about. Thanks. We have the last three questions, then I think that we should stop, or we can organize another ask the doctor for you. A lot of people want to ask you many things. So I think that we have the last three ones. The first one is, can autoimmune encephalitis cause epileptic seizure, which then led finally to a cardiac arrest? Yes, definitely. So we've definitely seen people who have quite profound bradycardia with both LGI1, GABA-B, and NMDA receptor antibodies. And we sometimes now, not infrequently, will have a cardiologist come and see our patients who have an ECG trace that doesn't look quite normal. Mm-hmm. Per rispondere a Fabrizio, dice di sì, che ci sono pazienti con LGI1, GABA o NMDR che in effetti
hanno un arresto cardiaco collegato alla patologia di base alle crisi. E spesso loro hanno un cardiologo che interviene appunto in questi casi. According to your experience, could be a vascular event the cause of a subsequent autoimmune encephalitis? Yeah, that's really interesting. So I think that's a really interesting question, because one of the things that's always puzzled me is why stroke isn't followed by autoimmunity often. So I don't have an answer. I have an answer, which is no, I've not seen that, but maybe other people have. But I think it's perplexing why stroke doesn't give you autoimmunity, whereas a number of other brain conditions can. Sì, per rispondere a Barbara, dice che lui non ha mai visto degli eventi vascolari con successiva encefalite autoimmune, ma che è una cosa che in effetti lo colpisce molto, perché molte altre in realtà patologie sono poi seguite a un'encefalite autoimmune, mentre nella sua esperienza gli eventi vascolari tipo stroke o ictus non lo sono. The last one, you partially respond to that, but do you think that in autoimmune encephalitis there is an hereditary component? Yeah, definitely. I'm sure there will be. I know that there's a genetic polymorphism described in the patients with NMDA receptor antibodies now. So I'm sure there will be in others. You've seen the data in LGI1 and Caspar-2 from our studies, but other people have described this similar HLA associations in other autoimmune encephalitis syndromes. So I'm sure there will be, but having said that, I'm yet to see a clear-cut case of a surface neuronal antibody which is passed on between any members of a family. So I've seen it with GAD on several occasions now, 3 or 4 families we've got with multiplex syndromes, but I don't think I've yet seen it with any of the other syndromes. Ok, dice che c'è sicuramente una componente, una predisposizione genetica legata a speciali tipi, insomma, di HLA che è stata descritta nell'LGA1 e nell'MDR, ma che a parte alcuni casi familiari di GAD, lui non ha visto casi a trasmissione direttamente familiare di altre forme di encefalite. So, thanks, Arosh. I think that we should stop here because we had really a lot of questions for you, but if people are interested, I think that we could think to reorganize to something to share your expertise, which is very, very much appreciated. Dicevo, grazie a Sarosh per il suo tempo e aver condiviso la sua esperienza con noi. Dobbiamo necessariamente andare avanti, altrimenti rischiamo di non finire più, però se siete interessati, insomma, si può pensare di riorganizzare un contatto con l'esperto nel prossimo futuro. So thanks once again, it was really nice to have you here and to have you be involved in our World Encephalitis Day. And yeah, I hope to discuss again with you soon about all these topics and to go on with our mutual collaboration on these. Thanks a lot. Great, thank you all, and very nice to see so many old friends and faces. Bye-bye. Thank you. Quindi direi di proseguire con una lettura che ovviamente avverrà in italiano da parte del nostro gruppo e riguarda l'impatto della pandemia da Covid-19. Vi dicevo, ci focalizziamo un po' su questo aspetto in questa giornata di oggi, e partendo dalla prospettiva del neurologo e poi passando in un secondo momento alla prospettiva del paziente. Parlando della prospettiva del neurologo, inizierà a parlarci di questo argomento la dottoressa Sara Carta, che collabora, una specializzanda che lavora qui a Verona e che collabora con noi su questo tipo di argomenti, e che ci parlerà un po' appunto di quelle che sono le correlazioni tra infezione da SARS-CoV-2 ed encefaliti autoimmuni. Mi sentite? Okay. Adesso ti sentiamo, prego. Allora, buonasera a tutti, io sono Sara Carta e oggi vi parlerò un pochino di cosa è cambiato per noi nel panorama della neurologia con l'infezione da Covid-19. L'infezione da SARS-CoV-2, ne siamo stati travolti tutti, i casi sono stati tantissimi, in particolare in Italia abbiamo avuto circa quasi ormai 3 milioni di casi e nel mondo abbiamo raggiunto 111 milioni di casi a questo fine settimana.
I sintomi principali sono la difficoltà respiratoria, la comparsa di febbre, di mal di testa, di dolori muscolari, una stanchezza molto marcata e molto caratteristico la perdita dell'olfatto e del gusto che riportano molti pazienti. Ma al di là di questo c'è una buona quota di pazienti, soprattutto nei pazienti ospedalizzati che quindi hanno una patologia più grave, che riportano anche dei sintomi prettamente neurologici. Che abbiamo osservato di più in quest'ambito sono da un lato i cosiddetti eventi cerebrovascolari, quindi ictus, emorragie, trombosi venose, dall'altra invece un coinvolgimento del sistema nervoso periferico di solito su base autoimmune con le poliradicolo nevriti tipo Guillain-Barré, di cui abbiamo visto numerosi casi soprattutto lo scorso inverno, e l'alterazione dello stato di coscienza sino ad arrivare a vere e proprie encefaliti. Ma in che modo riesce il virus a determinare un interessamento del sistema nervoso? Di fatto ci sono tre meccanismi principali. Uno è l'invasione diretta del virus, che però è stata dimostrata in pochissime occasioni. Quello che però sappiamo è che effettivamente dai recettori dei recettori polmonari, quindi dalle terminazioni nervose che ci sono nei polmoni, il virus potrebbe risalire ed arrivare quindi sino al sistema nervoso centrale, andando appunto per via transsinaptica. Un meccanismo analogo lo possiamo pensare anche se pensiamo al fatto appunto che molti pazienti hanno anosmia e quindi c'è una malfunzione del nervo olfattivo, e quindi potenzialmente dal bulbo olfattivo il virus potrebbe risalire sino all'encefalo. Un'altra via possibile è appunto attraverso il sangue. Ci sono comunque delle cellule sulle pareti dei vasi, soprattutto nei vasi che poi stanno vicino al tronco dell'encefalo, che è una parte particolare, e da qui parrebbe che sia possibile che il virus passi la barriera ematoencefalica e possa determinare un danno dell'encefalo. Ma in realtà il meccanismo più frequente è un'alterazione del sistema nervoso centrale dovuto ad una risposta infiammatoria sistemica molto marcata, in cui vengono prodotti tantissimi mediatori dell'infiammazione che vanno ad alterare come funzionano le sinapsi, sono tutte sregolate, e questo è possibile perché l'infiammazione determina la barriera ematoencefalica diventa molto più permeabile e quindi questi mediatori hanno la possibilità di passare. D'altro canto abbiamo visto che riguarda soprattutto pazienti che hanno una malattia grave e quindi pazienti che hanno un quadro sistemico in cui magari l'ossigeno non è stato abbastanza per un po' di tempo, in cui magari gli ioni sono un pochino sballati perché il rene non funziona bene, in cui magari c'è anche un'altra infezione batterica oltre all'infezione dal Covid, per cui l'organismo è molto stressato e sono stressati tutti gli organi encefalo compreso. Dall'altra parte abbiamo poi una risposta invece un pochino più tardiva, che è una risposta immunomediata, in cui attraverso i meccanismi di mimetismo molecolare, per cui magari il virus condivide alcune porzioni che somigliano ad alcune proteine che sono espresse nel nostro cervello, per cui più tardi in alcuni pazienti si può sviluppare invece una risposta autoimmune. Quali sono poi, adesso noi ci focalizzeremo un po' sul versante encefalopatico, quindi che cos'è che intendiamo quando qualcuno ha un'encefalopatia sino ad una vera e propria encefalite, quando qualcuno ha dei sintomi che vanno da una letargia, quindi una tendenza all'assopimento, ad essere meno risvegliabili, ad una confusione, pazienti disorientati che non sanno bene dove si trovano, non si ricordano che giorno è, pazienti che arrivano ad avere delle allucinazioni anche molto complesse, pazienti che ad un certo punto possono anche sviluppare delle crisi epilettiche, avere dei disturbi del movimento, magari non riuscire a muovere bene una parte del corpo, oppure avere delle alterazioni dei cosiddetti nervi cranici che governano un po' i movimenti degli occhi, la mimica facciale e così via. Come dicevamo prima, non è che sia stato rilevato una categoria specifica che ha questi disturbi, ma quello che appare è che la malattia è grave, più è probabile che si manifestino questi tipi di alterazioni. Quindi torniamo a quello che ci si è sempre detti sui pazienti più a rischio, che sono i pazienti anziani, i pazienti ipertesi, i pazienti obesi e i pazienti con plurime comorbidità.
Quello che quando parliamo di encefalopatia e encefalite, quello che è emerso di più come diagnosi dai vari studi sono appunto rarissimi casi di encefalite mediata da SARS-CoV-2, cioè encefaliti in cui è stato possibile isolarlo nel sistema nervoso centrale. Questo è stato possibile farlo soltanto in due casi, però sappiamo anche che nelle autopsie è stato effettivamente, ci sono dei casi autoptici in cui il virus effettivamente è stato dimostrato che c'è soprattutto nelle regioni vicine ai vasi, così come in vitro nelle colture poi di neuroni si è visto che effettivamente il virus può determinare un danno. A parte appunto questa evenienza che è estremamente rara, la cosa invece più comune è appunto un delirium, cioè che è l'alterazione dello stato di coscienza, quindi diciamo della vigilanza, dell'orientamento, della capacità di capire cosa sta succedendo intorno, ma che non si accompagna a segni di infiammazione. Segni di infiammazione che ritroviamo sia in risonanza oppure nel liquor. Quindi sono tutti i pazienti. Pazienti che hanno poi non hanno dei franchi segni di alterazione del sistema nervoso e che di solito hanno anche un buon recupero spontaneo con una terapia di supporto. Infine ci sono altri casi riportati di ADEM. L'ADEM è una encefalomielite acuta disseminata, cioè una patologia acuta demielinizzante dell'encefalo che a volte può coinvolgere il midollo, che si osserva più frequentemente nei bambini dopo delle infezioni. Così come si è osservata dopo l'influenza, dopo il morbillo, dopo altre infezioni, è stata osservata anche negli adulti dopo una infezione da coronavirus. Una delle caratteristiche di questa patologia è che comunque è monofasica. Sono rarissimi i casi in cui poi risolto l'evento acuto ci sono delle recidive e sono dei casi che rispondono molto molto bene alla terapia steroidea. Altre cose un pochino rari sono l'encefalopatia acuta necrotizzante, che è un disordine estremamente raro che si osserva soprattutto anche questo nei bambini, ha decorso estremamente severo anche questo legato all'infezione, in cui si è visto nei precedenti casi che c'era comunque una certa ereditarietà nella predisposizione alla patologia. Abbiamo infine altre infiammazioni dell'encefalo immunomediate, che quindi si sviluppano quei 7-10 giorni dopo l'infezione da SARS-CoV-2, che sono mediate dal sistema immunitario e che solitamente in questa si è visto che nelle casistiche da Covid-19 colpiscono una zona particolare del sistema nervoso, che è il tronco cefalico, che appunto dove ci sono i nervi cranici, dove ci sono diciamo le strutture più antiche del nostro cervello. La cosa particolare di questo tipo di encefaliti è che, contrariamente a quelli di cui parlavamo prima, molto molto raramente sono stati identificati gli anticorpi specifici. Come tempistica dei sintomi vediamo che abbiamo inizialmente la febbre, la tosse secca, la stanchezza, i dolori muscolari, e nel caso di appunto un'encefalite mediata dal virus, allora i sintomi compaiono praticamente quasi assieme, non appena inizia la difficoltà respiratoria. Invece le patologie immunomediate di solito compaiono una decina di giorni dopo, 7-10 giorni dopo l'inizio dei sintomi respiratori. Di vista terapeutico, chiaramente tutto cambia a seconda un pochino di quella che pensiamo sia la causa, cioè se parliamo del delirium, di una semplice encefalopatia senza dei segni di infiammazione dell'encefalo, allora di solito vanno benissimo risolvendo un po' quelli che sono gli altri fattori che hanno precipitato il quadro, quindi se c'è il rene che non funziona, migliorando la funzionalità del rene, se ci sono degli ioni che sono squilibrati, sistemare quello, dare una corretta ossigenazione al paziente, e quello piano piano nel breve termine regredisce quasi completamente.
Invece le forme autoimmuni beneficiano chiaramente di terapia immunomodulante, quindi terapia con il cortisone, terapia con le immunoglobuline o eventualmente se c'è bisogno del rituximab. E invece l'encefalite da Covid-19 bisogna procedere un po' come terapia sulla stessa linea dell'insufficienza respiratoria, quindi eventualmente dando poi dei farmaci antivirali e così via. Adesso vi ho lasciato due slide alla fine che diciamo sono forse un po' staccate rispetto a quello di cui parlavamo prima, ma che secondo me rispondono a delle domande molto importanti. Innanzitutto, se chi ha avuto un'encefalite autoimmune o chi ha avuto una malattia autoimmune di questo tipo è più esposto ad avere una malattia grave da Covid. Diciamo che non ci sono purtroppo degli studi specifici, però per quel che sappiamo adesso, aver avuto un'encefalite autoimmune di per sé non aumenta il rischio di avere la malattia e di contrarla in maniera più severa. Resta che alcuni dei nostri pazienti sono ancora in terapia immunosuppressiva con cortisone con rituximab e questi effettivamente devono stare più attenti perché fanno un farmaco che un pochino placa le difese immunitarie, quindi devono essere ancora più accorti nel mantenere le distanze sociali. Ultimo punto è sul vaccino, argomento caldo insomma di questo periodo. La domanda che mi sono posta è: ma i pazienti che hanno avuto un'encefalite autoimmune possono fare il vaccino? La risposta ovviamente è sì, lo potete fare. Non ci sono dati che dimostrino che ci sia un maggiore rischio di effetti avversi. È chiaro che anche qui chi fa una terapia immunosuppressiva può avere una risposta vaccinale meno forte di chi non la fa, per cui in accordo poi col medico che segue il paziente bisogna pensare al timing migliore per fare quella somministrazione del vaccino. Io con questo grazie. Grazie Sara. E se siete tutti d'accordo, proseguirei con la presentazione di Cecilia, che è un po' diciamo è inerente a questo argomento e prosegue un po' quello che ci ha detto Sara, e poi possiamo riunire le domande alla fine di entrambe le presentazioni relative al punto di vista del medico. E quindi direi, voi intanto pensate un po' quello che volete chiedere alle nostre brillanti ragazze, e direi a Cecilia, se vuole, di presentarci un po' quella che è stata la nostra esperienza nel provare a capire se esiste un'associazione tra infezione da SARS-CoV-2 ed encefaliti o encefaliti autoimmuni. Cecilia è una specialista adesso in neurologia e ha fatto la tesi con noi su questo argomento, e vi parlerà un po' dei risultati che io trovo insomma molto interessanti della sua tesi, e quindi un po' di quelli che sono gli studi che stiamo facendo della possibile relazione tra SARS-CoV-2 ed encefaliti. Buonasera a tutti, inizio ringraziando per questo invito che mi dà la possibilità insomma di parlarvi di questo studio che abbiamo condotto qua all'Università di Verona. Allora, appunto, riguarda, come diceva Sara, il potenziale ruolo del virus del SARS-CoV-2 nello scatenare delle patologie infiammatorie. Noi ci siamo concentrati soprattutto su quello che riguarda poi il sistema nervoso centrale. Come diceva Sara, insomma, Sara Carta, vado un pochino veloce sull'introduzione al virus, lo conosciamo tutti bene e ne ha già parlato molto bene anche lei. Si tratta di un virus RNA, appartiene alla famiglia dei coronavirus, come dei precedenti famosi, il SARS dei primi anni 2000 e il MERS qualche anno dopo. Si diffonde coi droplets, quindi con queste goccioline che emettiamo col respiro, con la tosse, con gli starnuti, e nella maggior parte dei casi decorre in maniera piuttosto asintomatica, quindi la maggior parte delle persone lo passa come un semplice raffreddore. In una percentuale pari circa al 20% dei casi comunque assume delle caratteristiche severe e nel 5% dei casi addirittura critiche, quindi con necessità di ricovero in ambienti di terapia intensiva. I sintomi sono principalmente a carico del sistema respiratorio, però in qualche caso possono essere anche esclusivamente a tratto del sistema gastrointestinale. Fin da subito, l'ha nominato anche Sara Carta, sono stati notati anosmia e agerosia, che sono dei sintomi piuttosto comuni nelle infezioni delle vie respiratorie, anche di lieve entità, ma a differenza che in queste ultime, dove il sintomo regredisce con la scomparsa del raffreddore,
nel caso dei pazienti con SARS era un sintomo che si portava avanti anche per diversi mesi. E questo per la prima volta ha fatto venire il sospetto che si trattasse di un neurotropismo, quindi della capacità di questo virus di invadere il nervo olfattorio principalmente. Abbiamo parlato di quello che sappiamo, di quelle che sono le manifestazioni di questo virus a carico del sistema nervoso centrale, quindi appunto l'anosmia, la geusia, gli ictus ischemici principalmente, insomma, come conseguenza del danno vascolare endoteliale. L'encefalopatia è un sintomo estremamente vago e riunisce una serie di manifestazioni cliniche anche molto diverse tra di loro. La Guillain-Barré e l'ADEM, che sono tipicamente associate a infezioni virali, e le encefaliti e le mieliti. Questo è quello che sappiamo ed è solo una piccola parte di quello che possiamo vedere. Quello che ancora ci chiediamo è l'eziologia, come parlava anche Sara Carta. Si tratta di disturbi paraposti infettivi, quindi di qualcosa di natura infiammatoria scatenata dal virus. È una vera e propria autoimmunità o si tratta di una neuroinvasione virale, anche se le ultime prove non sembrerebbero certo a favore. Oppure nel caso dell'encefalopatia potrebbe trattarsi anche di un semplice squilibrio nel sistema metabolico dell'organismo. Gli interrogativi da cui siamo partiti noi sono questi. È possibile che in alcuni pazienti che vengono infettati da questo virus non si sviluppino dei sintomi respiratori classici, ma esclusivamente dei sintomi neurologici? E se questi sintomi neurologici si associano al Covid, sono paro post-infettivi o addirittura autoimmuni? Per rispondere a questa domanda abbiamo selezionato dei campioni che sono stati inviati nel nostro laboratorio tra il 1 di marzo e il 31 agosto. In particolare abbiamo selezionato quei pazienti che c'erano stati riferiti per sospetta patologia associata agli anticorpi anti-MOB o i pazienti con sospetta encefalite autoimmune. Il motivo per cui abbiamo scelto questo tipo di patologie è perché tipicamente si possono associare a infezioni virali e quindi possono avere un'eziologia paro post-infettiva o addirittura essere delle sindromi autoimmuni vere e proprie scatenate da un'infezione virale. Abbiamo escluso alcuni pazienti, in particolare abbiamo escluso i casi di ricaduta, di recidiva, perché volevamo soffermarci sui casi scatenati propriamente dal virus. E abbiamo escluso anche i pazienti che avevano, di cui c'era stato inviato solo il liquor e non un siero appaiato, diciamo. Le informazioni cliniche ci sono state fornite dai medici curanti che ci avevano mandato questi campioni. Le analisi di laboratorio che abbiamo fatto sono state, per quanto riguarda il nostro studio, abbiamo utilizzato dei kit ELISA per valutare la presenza di anticorpi anti-SARS. Abbiamo deciso di testare i pazienti per IgA e IgG. Le IgG sono le immunoglobuline più specifiche e più sensibili nella fase più tardiva della malattia, mentre le IgA sono delle immunoglobuline che compaiono molto più precocemente. E nel caso di questa infezione da SARS sono più o meno contemporanee alle IgM, ma a differenza delle IgM hanno una sensibilità e una specificità maggiore. Per quanto riguarda le richieste di analisi che ci erano state inviate, abbiamo testato questi pazienti per MOG utilizzando un live cell-based assay, mentre li abbiamo testati per antigeni di superficie, e nei casi insomma in cui era appropriata la richiesta, tramite dei kit CBA di tipo fissato prodotti da Euroimmune. Quando era clinicamente appropriato abbiamo anche testato i pazienti per sospetti insomma onconeuronali o per aquaporina 4. I risultati sono stati che abbiamo selezionato 339 pazienti, 232 appartenevano alla coorte di pazienti con sospetta patologia MOG associata, mentre 107 appartenevano alla coorte delle sospette encefalite autoimmuni. Di questi 339 che abbiamo testato ne abbiamo trovati 23 sieropositivi. E 9 pazienti erano positivi per IgA, quindi si trattava di un'infezione estremamente in fase estremamente acuta, in cui dovevano ancora svilupparsi le IgG, e 13 pazienti avevano sia IgA e IgG, quindi si trattava di una fase, seppur ancora acuta, comunque leggermente più tardiva, mentre un solo paziente era positivo solo per IgG, quindi probabilmente si trattava di una fase più tardiva di malattia. Abbiamo testato anche i liquor di questi pazienti, utilizzando sempre la stessa metodica dei kit ELISA, e ne abbiamo trovati 4 positivi. 3 di questi pazienti erano positivi per IgG. In un caso erano positivi sia per IgA che per IgG. In questa scheda trovate riassunti insomma le caratteristiche di questi 23 pazienti che abbiamo identificato come sieropositivi. Vorrei solo soffermarmi su alcune caratteristiche. Per esempio il fatto che nella maggior parte dei casi non ci fossero sintomi Covid associati, e in effetti nella maggior parte dei casi l'infezione da SARS-CoV-2 non era nota. Un'altra cosa su cui mi vorrei soffermare è sul fatto che nella maggior parte dei casi appunto
i pazienti avevano una manifestazione di tipo encefalopatico o encefalitico e in tre casi avevo trovato degli autoanticorpi specifici, la fifisina, l'antititina e gli antimoc. Qua abbiamo fatto un confronto tra quelli che sono stati i riscontri dei pazienti sieropositivi, e con sieropositivi intendo per SARS-CoV-2, e confrontati con i pazienti che sono risultati sieronegativi, di cui abbiamo raccolto informazioni per 75. Possiamo vedere che l'età media era più elevata nei pazienti con sieropositivi in maniera statisticamente significativa, così come il riscontro di crisi epilettiche e di encefalopatia che risultava più frequente nei pazienti sieropositivi. Al contrario, le bande oligoclonali erano più frequenti nei pazienti sieronegativi e l'outcome globale risultava peggiore nei pazienti sieropositivi. Ora, guardando una a una queste differenze, potete notare qua in blu sono rappresentati i pazienti sieropositivi divisi per le coorti encefalite e MOG, in rosso i pazienti sieronegativi con la stessa divisione. Mediamente i pazienti sieropositivi risultano più anziani e questa differenza rimane nel momento in cui si vanno a confrontare separatamente le due coorti, quella dell'encefalite e quella dei MOG. Questo dato è in linea con quanto riportato in letteratura, e cioè che i pazienti più anziani che manifestano Covid hanno delle manifestazioni più severe. Per quanto riguarda le manifestazioni cliniche, questi sono quattro istogrammi che rappresentano le grandi categorie di sintomi che abbiamo identificato. Quindi le crisi epilettiche, in azzurro i sieronegativi, in rosso i sieropositivi, e le encefalopatie. Questi erano i quadri che sono risultati significativamente differenti tra sieronegativi e sieropositivi. Mentre per quanto riguarda la mielite e la neurite ottica non c'era una differenza significativa e al contrario erano più frequenti nei pazienti con sieronegativi. I riscontri delle analisi liquorali hanno riportato, seppur non in maniera significativa, un'aumentata conta cellulare più frequente nei pazienti sieronegativi rispetto ai sieropositivi, così come la proteidorachia che risultava più elevata nei pazienti sieronegativi. Per quanto riguarda le bande oligoclonali, non ci stupisce il fatto che fosse un riscontro più frequente nei pazienti sieronegativi, perché in questo gruppo di pazienti erano più frequenti delle diagnosi alternative, come per esempio delle sindromi demielinizzanti, sclerosi multipla o altre patologie. Per quanto riguarda l'outcome clinico, il fatto che fosse più peggiore nei pazienti sieropositivi lo abbiamo correlato col fatto che si trattava di una coorte di pazienti più anziani. L'outcome clinico l'abbiamo misurato tramite la scala Rankin, che va a identificare un punteggio che da 0, quando non c'è nessun tipo di sintomo, quindi nessuna disabilità, fino a 6, che corrisponde all'esito fatale. Un dato interessante riguarda i tassi di sieropositività. Qui trovate rappresentati in questo istogramma uno studio di seroprevalenza fatto in collaborazione con la Croce Rossa e l'Istat, che è andata a misurare in maniera random nella popolazione italiana la presenza di anticorpi anti-SARS. Questi sono stati trovati presenti nel 2,5% della popolazione generale, mentre la nostra coorte è rappresentata in verde e aveva un tasso di frequenza di seropositività dello 6,8%. Se noi andiamo a considerare separatamente la coorte delle encefaliti e le anti-MOG, vediamo che la differenza è ancora maggiore. Nella coorte MOG è del 2,6%, quindi praticamente sovrapponibile a quanto riportato nella popolazione generale, mentre nella coorte delle encefaliti la differenza è molto più marcata, in quanto è del 16%. In questi grafici troviamo rappresentati il numero di pazienti totali testati in arancione, divisi mese per mese, nella coorte MOGAD. I positivi sono rappresentati in azzurro e vediamo che si vanno a localizzare dal punto di vista temporale nella seconda parte della raccolta dei nostri campioni. In totale, su 232 pazienti appartenenti alla coorte MOGAD, 6 sono risultati positivi. Nella coorte delle encefaliti, invece, il numero, appunto, come abbiamo visto, era molto maggiore, e si riescono a identificare, per quanto insomma i numeri siano piuttosto piccoli, due picchi, uno tra marzo ed aprile e uno intorno ad agosto, che sembrano corrispondere a quelli che sono stati anche l'andamento delle infezioni sul territorio italiano. Su 107 pazienti testati ne abbiamo trovati 17 sieropositivi. Per quanto riguarda il discorso dell'autoimmunità, come abbiamo visto prima nella tabella, abbiamo trovato 3 pazienti con autoanticorpi noti,
sui 23 che sono risultati sieropositivi, quindi un 13% di autoimmunità. Un primo caso era una signora di 73 anni con un'encefalite post-infettiva, aveva avuto una polmonite Covid riconosciuta e adesso sono stati trovati gli anticorpi antititina, per quanto si tratta di anticorpi il cui ruolo non è ancora ben definito. In un altro caso si trattava di una signora di 83 anni con un'encefalite limbica in cui il Covid non era decorso in maniera sintomatica e in cui è stato riscontrato la presenza di anticorpi anti-anfifidina. E il terzo caso riguarda una bambina di 5 anni con un caso di ADN pediatrica e positiva agli anti-MOG. Qui riportiamo le immagini del paziente con encefalite limbica. Si tratta delle immagini di risonanza, qua vedete le flare che mostrano l'iperintensità a carico del, e anche la tumefazione a carico del lobo limbico di sinistra. Si vede anche nelle sezioni coronali. Il dato della sieropositività liporale ci ha incuriosito per un motivo. Sui 4 pazienti risultati positivi, 3 avevano una caratteristica di sintomi di mielite. Quindi un paziente aveva un ADEM in cui la mielite si associava all'encefalopatia e alla neurite ottica, 2 pazienti avevano una mielite isolata e il 4° paziente era un paziente con encefalite limbica post-infettiva e aveva avuto un Covid sintomatico. I sintomi Covid, come dicevamo guardando la tabella, sono stati riscontrati solo in pochi casi, in sei casi. In tre casi si trattava di una polmonite, solo in un caso risultata severa con necessità di ricovero in terapia intensiva. In un caso il Covid era stato riconosciuto per i tipici sintomi di anosmia, angiosia persistenti, mentre 2 pazienti avevano tosse e febbricola ed erano stati testati al momento dell'ingresso in reparto. 17 pazienti non avevano nessun tipo di sintomo classicamente associato al Covid. Quindi le nostre conclusioni sono state che SARS-CoV-2 sembra essere un potenziale trigger per i disturbi di natura infiammatoria a carico del sistema nervoso centrale, pur non potendo parlare di un ruolo nello scatenare un'autoimmunità vera e propria, nel senso che i numeri di pazienti che abbiamo testato per sospetta encefalite autoimmune è risultato sovrapponibile tra lo stesso periodo del 2019 e il 2020 e anche il numero di autoanticorpi riconosciuti è risultato sostanzialmente uguale. Possiamo dire che nella maggior parte dei casi i sintomi neurologici che si associano al Covid riguardano la sfera dell'encefalite e dell'encefalopatia e la positività su liquor viene riscontrata più facilmente, per quanto si tratta sicuramente di numeri molto piccoli, di pazienti con un quadro di mielite. Le nostre prospettive future sarebbero quelle di accrescere il numero di pazienti testati in modo da poter raggiungere dei risultati più accurati e potenzialmente analizzare altri marcatori di attività di malattia, come per esempio i neurofilamenti. Potrebbe essere interessante anche il fatto di testare su liquor tutti i pazienti che risultano ad alto sospetto pur avendo una negatività sierica e sicuramente sarebbe interessante estendere lo stesso studio per studiare pazienti con disturbo di tipo del sistema nervoso periferico. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Cecilia. Direi che questo studio, insomma, ovviamente per me ma per noi tutti è un motivo d'orgoglio perché diciamo che racchiude un po' quella che è la nostra volontà di fare ricerca in questo settore, nel senso che ovviamente noi siamo clinici, quindi partiamo da delle esigenze cliniche e cerchiamo poi, con l'aiuto anche del nostro laboratorio, che ci permette di approfondire insomma le indagini in maniera accurata, di trovare delle connessioni tra diverse patologie e di spiegarci la causa di alcune forme di encefalite infiammatoria autoimmune. E racchiude un po' anche la nostra voglia di collaborare, nel senso che di fatto a questo studio partecipano anche Sarosh Hirani, che insomma abbiamo tutti sentito parlare prima, ma anche alcuni colleghi della Mayo Clinic, e quindi racchiude un po' anche la nostra voglia di fare network e di cercare di mettersi insieme per capire qualcosa di più, naturalmente con il fine ultimo che è sempre quello di fare qualcosa di buono per i pazienti. E avete qualche domanda per Sara o Cecilia? Direi che se volete insomma potete sempre scriverle in chat per semplicità, poi credo che voi le vediate, Sara e Cecilia, o altrimenti se non fosse così le posso leggere. Se avete qualche dubbio o perplessità scrivete pure in chat. Siete state troppo brave, non hanno domande per voi. Arriveranno. No, volevo magari chiedo io una cosa a te Cecilia, cioè tu
appunto si diceva che forse c'è una connessione di fatto, visto che si è vista un'aumentata sieroprevalenza, sieropositività per SARS-CoV-2 nei pazienti con encefalite. Però voglio dire, si diceva anche che nel paragone che è stato fatto con la sieroprevalenza dell'anno precedente, cioè con la sieroprevalenza, con i casi ricevuti di encefalite autoimmune dell'anno precedente, non sembrano esserci di fatto più casi quest'anno rispetto all'anno pre-Covid. Volevo un tuo commento un po' a riguardo. Dunque, penso che il confronto tra gli anni sia una delle armi che abbiamo, però è alquanto imprecisa, nel senso che il numero di campioni che ci viene inviato di anno in anno è estremamente variabile e sicuramente la pandemia potrebbe aver influito d'altra parte sia sul riconoscimento di molti casi sia sull'invio di molti campioni. Quindi penso che sia un campione che cioè sia un paragone che dobbiamo fare, ma che non ci può dare una risposta così precisa, ecco. Sono d'accordo, ovviamente. E avete qualche altra domanda? Sì, posso farne una io direttamente. Volevo chiedere a Cecilia, mi sentite? Sì. Volevo chiedere a Cecilia se secondo lei c'è la possibilità che ci sia, il Covid-19 sia un trigger possibile di encefalite. Abbiamo visto che i dati sono ancora, poco consistenti, ma se c'è questa possibilità che ci possa essere a distanza un aumento dei casi. Beh, io penso proprio di sì, nel senso, al di là del fatto che molte infezioni virali lo possono essere, alcuni studi che stanno uscendo proprio in questo momento sembrano aver dimostrato la presenza di anticorpi diretti contro neuroni ipocampali, per cui è probabile che se ancora non siamo in grado di dimostrare un'autoimmunità conseguente all'infezione virale, può essere che lo saremo presto, ecco, perché stanno emergendo nuove prove. Si tratta comunque di una malattia, voglio dire, nuova, per quanto siamo tutti molto attenti a studiarla, penso che manchino ancora dei pezzi al puzzle, ecco. Però sarei assolutamente possibilista sul fatto che... Quindi è importante, mantenere il monitoraggio di questi pazienti. Sicuramente. Ok, grazie Cecilia. Grazie a lei. Altri dubbi o perplessità? Va bene, se non ce ne sono, ovviamente vi ringrazio per questi... Ecco, no, forse ce n'è una, vediamo. Conoscete persone che hanno avuto encefaliti autoimmuni che hanno già fatto il vaccino per il Covid? Beh, allora io personalmente no, nel senso che di fatto, che almeno che io sappia, insomma, in Italia ovviamente hanno iniziato gli operatori sanitari e poi ora siamo nella categoria 80 anni e cose così. Dei nostri, almeno che io sappia, non so se qualcuno, magari anche Luigi e Marco, ovviamente Sergio, se hanno qualche informazione diversa, però ecco, che io sappia, dei nostri pazienti non sono ancora stati vaccinati. Nessuno dei nostri pazienti è stato vaccinato per il momento. Il programma, almeno quello, il programma ministeriale, è quello di vaccinare prima giustamente gli ottantenni e poi successivamente le categorie a rischio. I tempi non si conoscono esattamente, però il programma è questo, da quello che abbiamo sentito. Sì, comunque... io so, se posso intervenire, so che ad esempio le malattie croniche autoimmuni come la sclerosi multipla sono state inserite nella fase 2, però se questo varrà anche per altre malattie autoimmuni, soprattutto a carattere monofasico con esiti, questo non è ancora chiaro, è tutto un attimo in fase di... Sappiamo per la sclerosi multipla che è una malattia molto comune che è stata inserita appunto nella fase 2 assieme appunto ai grandi anziani. Per altre patologie come appunto le encefalite autoimmuni o malattie autoimmuni più rare, ancora questo non è chiaro, è ancora un punto interrogativo. Ecco, personalmente anch'io comunque non ho esperienza di persone che abbiano avuto encefalite che siano state sottoposte a vaccino, ecco, per rispondere alla domanda. Bene, direi, beh, allora grazie ancora e proseguirei con la seconda parte che prevede un piccolo breve intervento di Claudia
e che poi verrà moderato da Alessia per vedere un po' qual è stato l'impatto che ha avuto la pandemia da Covid-19 dal punto di vista invece del paziente. Quindi Claudia, se hai voglia di dirci due parole tu, e poi passerei la parola ad Alessia. Mi sentite? Sentite? Ti sentiamo poco. Mi sentite? Adesso meglio. Ah, ok, perfetto. Niente, mi presento, sono Claudia Callipari. Mi è stato appunto chiesto di raccontare brevemente la mia situazione per chi mi ha visto l'anno scorso, magari già sa, per i nuovi invece racconto brevemente quella che è stata la mia esperienza specifica nel 2009, nel senso che anche per portare insomma speranza per chi lo sta vivendo, sono un caso di... uno di quei casi che diciamo si è risolto positivamente, nel senso che nel 2009 ho avuto un'encefalite autoimmune da NMR, esatto, ecco, ho avuto un attimo di defiance, e che è andato positivamente. Nel 2009 appunto... da un giorno all'altro veramente è iniziato a venirmi mal di testa, è iniziato a venirmi appunto un forte mal di testa, una febbre alta e tutta una serie di sintomi, ma io prima stavo bene, non avevo nessun tipo di problematica o di diciamo segno di malessere, è stato veramente molto repentino, ero in vacanza al mare, all'inizio pensavo si trattasse di una insolazione, all'epoca avevo 24 anni, quindi ero molto, molto giovane all'università, studiavo appunto giurisprudenza sempre con ottimi voti e quindi diciamo non mai avrei pensato una cosa così da un momento all'altro, e anche per la famiglia appunto è stato uno shock. Da un giorno all'altro mi trovo con questi sintomi molto forti, pensando che fosse un'insolazione, obiettivamente all'inizio non mi sono preoccupata così tanto. Non si va in quei casi a pensare al peggio, tuttavia poi nei giorni successivi questo mal di testa e questa febbre che erano molto alti hanno iniziato a comportarsi in modo insolito, nel senso che la febbre saliva magari a 39 gradi, poi scendeva improvvisamente nel sangue, nelle urine, anche se sono stata poi al pronto soccorso non hanno trovato nulla, quindi ovviamente sembrava che non fosse niente, tant'è che si pensava, anche i medici pensavano a psicosi, ad aspetti diciamo più psicologici e non fisici, invece poi la situazione si è fatta grave, ho iniziato a perdere coscienza, ho iniziato anche diciamo a dire cose sconclusionate, a non esserci appunto più con la testa, e quindi mi hanno ricoverato, nel giro di poco sono diciamo rimasta... ho perso coscienza per quasi 2 mesi, sono rimasta ricoverata all'ospedale di Negrar. Al tempo ovviamente non sapevano esattamente che cosa fosse, perché mi spiegava poi la dottoressa Mariotto che soltanto in quegli anni si è scoperto a livello mondiale questo tipo di encefalite, nel caso... dottoressa Mariotto se mi corregge se sbaglio, ecco, però quindi sono entrata appunto in una sorta di coma, in uno stato soporoso, ho perso appunto i ricordi brevi, diciamo i medici davano ai miei genitori una speranza di sopravvivenza o di comunque uscirne indenne da questa situazione, quindi con diciamo recuperando tutte le mie funzionalità veramente molto molto bassa, quindi il rischio di non farcela o comunque restarne gravemente lesa era molto molto alta. Tuttavia poi fortunatamente ho iniziato, cioè sono riusciti diciamo a salvarmi, e quindi seppure all'inizio dopo essere uscita dal coma ho ripreso
piano piano, diciamo, le mie funzioni, nel giro di qualche mese anche la memoria che avevo perso a breve termine, nel senso che dovevano ripetermi le cose tutti i giorni mille volte perché me le dimenticavo, comunque sono riuscita a recuperare la piena funzionalità e quindi anche tornare a studiare, a finire, a laurearmi. Io adesso sono, non so, sono 12 anni dal 2009 che sono uscita, che non ho più avuto problemi. Al tempo non devo prendere medicina, insomma anche i medici mi avevano detto che io dal punto di vista clinico ero guarita completamente da questa situazione. E quindi sono un caso che si è. Per i genitori ovviamente e per tutti i parenti è stato uno shock da un punto di vista medico e in effetti questa malattia, sono contenta che adesso anche attraverso tutte queste, diciamo, campagne di sensibilizzazione, perché al tempo non si conosceva, nessuno sapeva di che cosa si trattasse, era una malattia pressoché sconosciuta e quindi sono contenta che invece si stia facendo molto da parte appunto della dottoressa Mariotta, ma da tutto il team e dal dottor Ferrari in primis, ecco, che si stia facendo tutto questo per portare alla luce questa malattia, richiamare l'attenzione e quindi si spera anche fondi. L'anno successivo, al tempo tra l'altro la malattia era al punto, diciamo, sconosciuta o comunque non così conosciuta da sapere con esattezza che per esempio se andate a cercare il dermoide, diciamo caso è venuto fuori che avessi un dermoide nell'utero, ben un anno successivo, nel senso durante delle visite di controllo hanno scoperto che questo dermoide, mi avevano spiegato che era necessario eliminarlo, ma non avevano, me l'hanno eliminato più che altro perché hanno scoperto che ci fosse in laparoscopia, ma non sapevano che c'era un collegamento tra l'encefalite e diciamo il dermoide stesso. Questo soltanto molti anni dopo, diciamo, la dottoressa Mariotto mi ha contattato per spiegarmi esattamente che tipo di encefalite ho avuto e il nesso tra il dermoide e l'encefalite autoimmune, ecco. Ecco, tutto qui, ecco, avrei voluto appunto anche moderare l'impatto dal punto di vista dei pazienti. Ovviamente se quando sarà che mi vaccinerò, spero presto, vi farò sapere le eventuali, diciamo, come mi sento, ecco. Sono contenta appunto anche quest'anno c'è qualcuno collegato del Lions Club Cangrande di essere riuscita a... E ringrazio anche tanto il presidente e tutto il gruppo a promuovere anche questo tipo di causa del sostegno all'encefalite e a tutto il programma di ricerca e quindi il Lions Club è riuscito a dare un contributo per questa causa, per la ricerca e tanto spero che insieme al gruppo riusciamo a fare anche in futuro. Purtroppo devo essere molto veloce e se ci sono delle domande rispondo volentieri, resto sempre a disposizione anche per un confronto, sia con i medici ma anche con gli altri pazienti, nel senso che so che qualcuno, anzi più di uno, sta vivendo la questione da vicino e non è facile, tutto il mio sostegno e l'incoraggiamento. Purtroppo devo assentarmi, nel senso che il mio intervento era stato programmato un po' prima, ma devo assentarmi per andare a prendere il figlio a scuola, quindi devo essere breve. Spero però che questa esperienza positiva possa essere d'aiuto ad altre famiglie a guardare positivo e vedere che appunto ci può essere anche un epilogo di questo tipo. Ovviamente auspico che le future generazioni non debbano neanche più entrare in questi stati gravi, proprio perché la ricerca arriverà al punto di diagnosticare il prima possibile questa malattia ed evitare che si arrivi al peggio. Sara, grazie. La parola. Grazie Claudia. Beh, io insomma ti ringrazio sempre perché è sempre bello sentire e risentire la tua esperienza, che di fatto è un'esperienza di un momento difficile, ma che poi in realtà si è risolto, e si è risolto più che bene. Fa sempre piacere sentire che devi andare a prendere il bambino a scuola, perché vuol dire che insomma la tua vita è continuata normalmente ed è tornata alla normalità, e credo sia un bel messaggio per tutti i pazienti che, come dici tu, stanno vivendo un momento difficile, ma è anche uno stimolo importante per noi, perché è il risultato di fatto di quello che sono un po' i nostri sacrifici e anche il nostro impegno dedicato a questo tipo di patologie. Ed è importante, credo,
sottolineare, ma tu ne sei un esempio concreto, il fatto che appunto una diagnosi precoce e un corretto trattamento sono completamente efficaci. E quindi credo sia sempre bello per tutti, medici, pazienti e chiunque, sentire la tua esperienza, che è, insomma, per noi così una grandissima soddisfazione. Bene, sono contenta. Allora vi ringrazio e vi lascio al convegno. Grazie, grazie Claudia. Lascerei ad Alessia la parte, si diceva, di moderazione. Vedo due mani alzate, non so se appunto volevano essere delle domande, ma lascio la parola ad Alessia che se vuole, insomma, moderare la parte del punto di vista dei pazienti legata appunto all'esperienza legata al Covid-19. Volentieri, d'accordo. Grazie, grazie mille. Dunque, ci dovrei essere adesso, mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo bene. Ok, perfetto. Ti vediamo bene. Ok, bene. Allora, dunque, il mio ruolo, diciamo, qui non è tanto raccontare la mia esperienza, perché insomma mi avete già conosciuta e ho partecipato volentieri anche, diciamo, alla parte un po' organizzativa di questo momento, perché l'interesse verso i pazienti è stato, insomma, primario già nell'organizzazione di questa giornata, e quindi vorrei lasciare il più spazio possibile alle domande. Abbiamo lasciato qualcuno in sospeso da prima, che magari recupererei, e poi per alzata di mano vediamo chi vuole invece intervenire direttamente. Non c'è un'indicazione di a chi sono rivolte le domande, per cui penso che tutto il team possa rispondere. C'era una domanda collegata al discorso dell'artrite, cioè tra encefalite autoimmune e artrite, se c'è un collegamento. L'altra domanda che era rimasta in sospeso era come si consiglia di bloccare le crisi epilettiche dovute appunto ad encefalite, perché a seguito anche di diverse terapie comunque continuano a manifestarsi nei confronti di questa ragazza. È un intervento che aveva fatto anche prima, legato appunto alla consulenza col dottor Irani, per cui se dello staff invece qualcuno vuole rispondere a queste due domande, dopo raccogliamo gli altri interventi. Per queste domande, queste faranno parte anche dell'Ask the Doctor, potremmo fare una sessione unica a questo punto. Per queste domande io chiederei a Luigi Giuliani e Marco Zoccarato se possono darci una mano a rispondere. Luigi? Eccomi. Grazie Luigi. Allora, ecco, per quanto riguarda la domanda del rapporto tra artrite e encefalite, tu cosa ne pensi? Ma allora, non sono a conoscenza di diretta di casi o anche della letteratura in cui ci sia una relazione diretta. Tuttavia, innanzitutto, quando parliamo di artrite, parliamo di un mondo, perché artrite può essere legata a tante problematiche disimmuni, reumatiche, anche nel contesto di malattie disimmuni sistemiche, anche se l'artrite o la patologia autoimmune in cui è inserita l'artrite non è magari direttamente la causa di un'encefalite, può essere comunque una spia di un processo autoimmune. Ecco, quindi è un qualcosa che può associarsi, e quindi nel contesto di un'encefalopatia di sospetta natura autoimmune o di altra natura, io tengo sempre presente le altre patologie autoimmuni, anche non neurologiche, organo associate, come può essere il carico della tiroide, piuttosto che le artriti, piuttosto che tutta una serie di svariate altre patologie. Ecco, in senso diretto non ho conoscenza di relazioni causa-effetto tra la patologia artritica o reumatica con più ampio significato ed encefalite autoimmuni in senso stretto. Non so se Sergio, Marco, Sara abbiano qualcosa da aggiungere, Sergio con la sua esperienza, se hai qualcosa da dire in merito. Sono d'accordo con te che l'associazione diretta, diciamo, è molto difficile, voglio dire, io non l'ho mai vista personalmente, però considerare l'artrite in generale, che come dici tu
è un sintomo di tipo proteiforme, insomma, che fa parte di diverse malattie reumatologiche, però l'importante è identificare le stigmate di tipo autoimmune, che per esempio potrebbero essere indicative di qualche anticorpo in particolare, tipo per esempio GAD, che spesso si associa ad altre stigmate autoimmuni. Quindi tutti questi aspetti clinici, sintomatologici, fanno parte, diciamo, del quadro che noi dobbiamo esaminare e che ci aiuterà a meglio a fare la diagnosi. Bene, grazie. Invece, diciamo, rispetto all'aspetto delle crisi epilettiche, che invece accomunano molti dei casi, insomma, che abbiamo sentito, e molte anche delle tipologie di encefalite, di solito, anzi, almeno anche nel mio caso, fu addirittura l'evento scatenante, perché venivo da una condizione simile a quella che ha descritto Claudia, ma improvvisamente ebbi un attacco epilettico, il primo della mia vita, il che mi diresse subito verso la neurologia, anziché magari andare verso l'area psichiatrica o pensare ad altri tipi di disturbi. È stata in qualche modo anche la mia salvezza. In questi casi, diciamo, a volte si fa fatica. Nel mio caso ci impiegarono un mese e mezzo a trovare una terapia che bloccasse effettivamente gli attacchi epilettici, finché non arrivai all'acosamide, che a fine aprile, da metà marzo, fece cessare i miei attacchi poi per sempre. Adesso l'ho sospeso dopo, insomma, diversi anni che lo assumevo, e effettivamente era un sintomo, non si sono più manifestati. Poi incrocio sempre le dita, ovviamente, però è chiaro che anche la caregiver, in questo caso, che sta facendo la domanda, si chiede come si faccia, quindi se riuscite a dare un approccio un po', diciamo, sul tema, considerando che lei parla di un'encefalite di quelle che abbiamo nominato prima come ignota, ecco, senza ancora un anticorpo preciso. Sì, se posso rispondere io, credo che sia il trattamento antiepilettico è uno dei cardini, diciamo, del trattamento delle encefaliti, perché molte si manifestano con crisi epilettiche. Il trattamento antiepilettico in sé stesso è molto difficile, diciamo, da organizzare e da fare, perché di solito sono forme parecchio resistenti ai farmaci. Quindi bisogna fare delle associazioni di farmaci diversi e ad arrivare a dosi efficienti. Comunque non è la sola terapia che si fa in questi casi, ma se c'è una diagnosi di sospetta encefalite autoimmune, si fanno anche i trattamenti cosiddetti immunomodulanti, immunosoppressivi, che sicuramente aiutano al trattamento anche delle crisi. Magari se vogliamo sentire anche il tuo parere, Marco, su questo problema. Marco Zoccarato. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Credo che bisogna un po', ovviamente, distinguere fra quelli che sono i sintomi di sintomi epilettici, di una encefalite acuta, che è sicuramente, diciamo, la cosa più, appunto, come ha detto anche Sergio, uno dei sintomi cardine con cui si presentano le encefaliti. E in questa fase acuta, diciamo, bisogna trattare le crisi epilettiche, ma anche trattando l'encefalite, le crisi epilettiche, si tratta, diciamo, anche l'epilessia, il sintomo. Poi però spesso anche a distanza di tempo, soprattutto, diciamo, se l'epilessia è stato uno dei sintomi, appunto, cardine, possiamo avere dell'epilessia anche in una fase a distanza, diciamo, dall'evento acuto. Anche se magari non siamo davanti a una recrudescenza, una riattivazione della malattia, perché come ogni insulto a livello del cervello, diciamo, sia esso ischemico, traumatico o anche un'encefalite, a distanza di tempo può dar luogo a degli attacchi epilettici, diciamo, semplificando al massimo, perché si è creata lì una zona di sofferenza, una zona cicatriziale, diciamo, che ha alterato i circuiti elettrici della corteccia. E queste crisi epilettiche vanno gestite come va gestita una crisi epilettica, diciamo, anche di altra natura. Quindi bisogna sempre ritagliare il trattamento sul paziente basandosi su vari fattori di tipo anche di tipo proprio anche legato al paziente, al sesso del paziente, all'età, alla comorbidità, ed è una scelta molto difficile perché sono moltissimi farmaci antiepilettici a disposizione del neurologo, per fortuna, e quindi, diciamo, si può proprio ritagliare sul paziente, anche a volte andando per tentativi, diciamo, perché spesso per motivi ignoti un paziente risponde a un farmaco piuttosto che a un altro, e può essere anche un processo lento quello di trovare
la corretta terapia antiepilettica per ridurre, diciamo, al minimo o idealmente anche totalmente le crisi. Ecco, questo mi sento di aggiungere. Grazie Marco. Grazie molte. E se non abbiamo altro da aggiungere, o comunque insomma ci sarebbe da stare qui altri 3 giorni immagino, però dobbiamo cercare di dare la parola a tutti e passerei all'intervento successivo sempre per iscritto, così recuperiamo quelli che sono rimasti indietro. Viene da una mamma che sta seguendo appunto la figlia. Qua si parla di un'encefalite erpetica, quindi non autoimmune, che risale a un paio di anni fa circa, un anno e mezzo, e è uno dei contatti che insomma mi è capitato di incrociare nel mio, diciamo, percorso di testimonianza, di raccolta di insomma informazioni rispetto alla malattia, e quindi mi metto a disposizione sui social o sui mezzi che ci sono, e così riesco un pochino, diciamo, a rispondere, provare a mettere in contatto le persone fra di loro, creare una rete, perché a differenza delle società che abbiamo visto all'estero, in Italia non abbiamo ancora niente di così costituito o strutturato sul tema. Per cui, insomma, essendo anche un po' neofita, diciamo, la vorrei accogliere con la sua richiesta. Lei ha una figlia che a distanza di mesi è ancora, diciamo, bloccata, comunica solo con gli occhi, sta facendo terapie con macchinari anche importanti. Io non so se lei vuole prendere la parola, se no comunque proviamo a rispondere alla sua richiesta, che si chiede che cosa vede, che cosa senta in questo momento sua figlia, che cosa può percepire, perché quando la vede sembra che cerchi qualcosa nello spazio, ha questa sensazione. È una mamma molto attiva, si è mossa anche per fare delle raccolte fondi, insomma so che è molto seguita, però sicuramente per insomma, un genitore, un caregiver che segue una figlia in quelle condizioni, ci si chiede fino a che punto insomma ci sia ancora consapevolezza, riconoscimento, eccetera. Io proverei a rispondere, è un argomento molto delicato. Io mi sto occupando di neuroinfettivologia da tanti anni e il problema dell'encefalite erpetica, che a volte, non sempre, è molto aggressiva e gli esiti dipendono un po' da quelli che sono stati i danni che ha portato l'infezione, che possono essere degli esiti di tipo cicatriziale, diciamo, che possono durare nel tempo. Non c'è sempre un vero rapporto diretto tra l'entità del danno che si può vedere con la radiologia e il quadro clinico, e questa è una cosa molto confortante da un certo punto di vista, perché si vede che le nostre possibilità di recupero sono notevoli, nonostante a volte si vedano dei quadri di risonanza disastrosi. Quindi il quadro clinico dipende dall'entità del danno, dalla quantità, diciamo, di tessuto cerebrale che è stato coinvolto, però non è direttamente proporzionale a quello che succederà in futuro al paziente. Si sa, diciamo, che sono patologie di tipo acuto, possono avere delle recidive, se ci sono delle recidive sono prevalentemente di tipo autoimmune, molto più raramente di tipo virale dello stesso virus erpetico, e bisogna seguire i pazienti nel tempo per capire cosa bisogna fare. Quindi è un tipo di follow-up molto personalizzato per questi pazienti, che si basa molto anche sulle risorse di tipo fisioterapico. E quindi dobbiamo essere in diretto rapporto anche con i fisiatri, per esempio, per riuscire a capire cosa possiamo fare di più a questi pazienti. E quindi tutto questo va in linea con il fatto che noi dobbiamo agire sempre considerando che non sono problemi esclusivamente di tipo neurologico, ma che coinvolgono l'infettivologo, il fisiatra, lo psichiatra, come abbiamo visto da diverse esperienze. Insomma, non so se Luigi o Marco vogliono aggiungere qualcosa a quello che vi ho detto. Ma sì, per quel poco che si può giudicare anche di questo caso, beh, si può dire un po' in generale quello che è già stato menzionato un po'. Encefaliti erpetiche o le encefaliti virali più in generale
hanno un meccanismo anche di danno cerebrale che è un po' diverso da come abbiamo imparato dalle encefalite autoimmuni anticorpo associate. E molto spesso c'è un processo infiammatorio che determina proprio un danno più importante a livello cerebrale, mentre nelle forme autoimmuni anticorpo associate questa componente infiammatoria, questo danno infiammatorio molto spesso è ridotto e quindi anche è più tra virgolette potenzialmente facile avere una reversibilità, cioè far ritornare un po' la funzionalità del cervello come era prima, ecco. Purtroppo l'encefalite erpetica può lasciare degli esiti, ecco. La cosa che può essere comunque di conforto è che comunque anche laddove ci sono stati degli esiti legati a un'encefalite con una componente infiammatoria importante piuttosto che altre forme di danno cerebrale in un soggetto insomma giovane, una adeguata riabilitazione mista alla plasticità che comunque c'è nel sistema nervoso per trovare, il sistema nervoso è in grado di trovare delle strategie per sopperire a quello che è stato un danno. Tuttavia questo richiede molto molto tempo, ecco, questo non è un qualcosa che si ottiene nell'arco di poche settimane o pochi mesi, ma i miglioramenti spesso si vedono nell'arco di molto tempo, ecco, questo quindi a ribadire quello che diceva Sergio, insomma l'importanza che anche chi è riabilitatore conosca, perché ancora le conoscono poco, perché le conosciamo poco noi neurologi queste patologie in generale, i riabilitatori, i fisiatri non ancora, quindi strumenti mirati anche finalizzati a riabilitare in maniera adeguata ancora non sono stati probabilmente studiati e sviluppati se non insomma in fase sperimentale, per cui è importante che altre figure specialistiche come sono appunto i fisiatri, i neuropsicologi, perché qua si parla di riabilitazione cognitiva in primis, conoscano queste patologie e siano sensibilizzate, questo è fondamentale. Poi ovviamente la diagnosi precoce per prevenire queste problematiche è fondamentale, anche se tutti noi che lavoriamo in ospedale abbiamo vissuto casi di encefaliti infettive, erpetiche e in soggetti che non avevano nessun problema di immunodepressione del sistema appunto immunitario o anche diagnosticate con la giusta tempistica, in cui questo a volte non basta a determinare un buon risultato finale, ecco, per cui sono elementi che vanno al di là del nostro controllo e della capacità di poter fare una diagnosi precoce, ecco, per cui bisogna lavorare su entrambi i fronti, quello della appunto diagnosi, terapia precoce e poter poi lavorare poi su una riabilitazione appunto cognitiva e fisica in questi casi. Grazie molto, dottor Giuliani. La mamma infatti risponde che adesso mangia e beve da sola, e anche se appunto per la medicina forse era un caso disperato, perso, quando in realtà le cose hanno cominciato insomma a girare meglio. Quindi il fattore tempo che avete sottolineato sia lei che il dottor Ferrari credo che sia fondamentale, ma che sia anche una delle più grandi incognite che c'è in queste insomma prognosi, perché è difficile dire quando, in quanto tempo e con che linearità di progresso o meno una persona riesca a recuperare, quindi è la domanda che fanno tutti, credo, a me, a voi, più di tutti in generale, ci si fa fra chi ci si conosce, però è sicuramente insomma un fattore che non è scontato e non è facile. Posso dire che ho visto dal punto di vista aneddotico, ma anche in letteratura sono descritti dei casi di recupero sorprendente da encefaliti di tipo virale, quindi insomma è sempre bene diciamo continuare ad agire con questi pazienti anche dopo che è finita la fase acuta e a lungo termine. Assolutamente sì, l'interdisciplinarietà comunque aiuta in tutto il percorso e poi comunque nel proseguimento, e credo che anche queste occasioni di confronto possano un po' confortare, insomma sentire anche dei lati positivi o di quello che insomma può succedere anche a volte appunto a sorpresa.
E il punto di vista dei pazienti è sicuramente importante anche per quel che riguarda l'attualità, perché siamo sul Covid, siamo sul pezzo per chi come noi ha subito appunto terapie, le sta ancora facendo o ha comunque diciamo avuto a che fare col mondo dell'encefalite, sicuramente si pone il problema del come tutelarsi, essere più attenti di altri, di meno. Nel mio caso, ad esempio, il mio datore di lavoro ha valutato che in una situazione di fragilità, dato che sono ancora con una leggera terapia di immunosoppressione, di farmi fare smart working più degli altri lavoratori. E questa è stata una forma di tutela che ho comunque apprezzato e che, insomma, ha significato comunque poter continuare a rimanere, diciamo, attiva senza correre rischi, diciamo, inutili, perché quelli della mia vita privata li gestisco, quelli del lavoro, insomma, sono riuscita. Però ci sono persone che anche, appunto, pur avendo avuto un'encefalite, rientrano nelle categorie, tra virgolette, a rischio e quindi sarebbero soggette alle vaccinazioni. Penso alle prossime ondate che hanno detto rispetto agli insegnanti. Abbiamo fra i nostri, appunto, anche uditori, persone coinvolte da questo tema che si chiedono che cosa si dovrà fare, cioè se la persona in questione, rientrando nella categoria dell'insegnamento e della scuola, sarà nella prossima ondata di programmazione, che dati ci sono adesso, cioè che cosa si sa, quali adesso. Un po' ne abbiamo parlato anche prima, è stato detto che appunto non c'erano casi al momento, però quanto ci si può tranquillamente sottoporre a un vaccino dopo una encefalite, insomma. Sì, essendo una malattia rara, credo che sia difficile che abbiamo dei dati in questo momento sui pazienti possibilmente vaccinati, però analogamente a quanto avviene per altre malattie di tipo disimmune, tipo per esempio la sindrome di Guillain-Barré, non c'è un'evidenza diretta che ci sia uno scatenamento della sindrome di Guillain-Barré procurata, diciamo, dai vaccini. Quindi analogamente a quello che succede alla sindrome di Guillain-Barré, e non c'è evidenza che pazienti che abbiano avuto sindrome di Guillain-Barré siano più suscettibili, diciamo, a peggioramenti della malattia quando fanno il vaccino. Tanto che le linee guida che ci sono consigliano di vaccinarsi ai pazienti che hanno avuto sindrome di Guillain-Barré. Quindi io credo che analogamente a quello il problema non è tanto il fatto di aver avuto un'encefalite autoimmune e quanto è lo stato immunitario come possibilità di rispondere meglio al vaccino, ecco. Sì. Comunque il vaccino andrebbe fatto, anche se la risposta immunitaria per questioni, diciamo, di immunosoppressione può essere ridotta, si può rispondere meno al vaccino, però è bene, diciamo, avere una tutela di questo. Grazie, se Marco, vuole aggiungere. Esatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Ah, probabilmente Luigi, che ha anche esperienza diretta con sclerosi multipla, su questo può dire qualcosa? Ma sì, sempre parlando di patologie autoimmuni, come menzionavo anche prima, cioè il problema delle vaccinazioni, o meglio degli studi che hanno portato all'approvazione dei vaccini attualmente in uso, è che non sono noti i numeri su quanti pazienti avessero patologie autoimmuni in generale o patologie autoimmuni neurologiche, per cui c'è un margine di incertezza che però possiamo dire vale un po' per tutte le terapie mediche, da qualsiasi tipo di farmaco, qualsiasi approccio medico. Ad oggi non è emersa un'evidenza che i vaccini per coronavirus, che ribadiamolo, insomma, sono vaccini non con virus vivi, tra virgolette, ma sono con parti di vaccino, cioè proteine oppure il codice che lo codifica. Sono vaccini che ad oggi non è emersa una problematica, una controindicazione né assoluta né relativa. Come diceva il dottor Ferrari, il problema è laddove potenzialmente c'è una terapia immunosoppressiva o immunomodulante in atto, anche se tuttavia le buone notizie sui dati raccolti in una patologia che ovviamente è molto più comune, che è appunto la sclerosi multipla, in cui la tendenza alle ricadute e l'uso cronico di terapie immunosoppressive è la regola, ci ha insegnato che in realtà
queste persone, persone appunto affette da questa malattia, che è una malattia autoimmunitaria, ricordiamolo, non sono più a rischio di contrarre nel coronavirus, né e anche non lo sono anche in base alla terapia che fanno, anche se c'è l'unico, già sottolineato nella relazione, potenziale attenzione con farmaci cosiddetti anti-CD20 come rituximab, perché qualche segnalazione di maggior tendenza a contrarre l'infezione o avere l'infezione in forma più severa c'è stata. Parlo di pazienti con sclerosi multipla e terapie analoghe a rituximab. Detto questo, il problema è, come detto, quello di che queste terapie possono ridurre l'efficacia dei vaccini, cioè ridurre che venga montata quella risposta immunitaria che serve appunto a produrre gli anticorpi protettivi. Ecco. Ma in generale le informazioni appunto che finora sono state raccolte da malattie più comuni appunto come la sclerosi multipla sono confortanti e rassicuranti, tant'è che in questa malattia da subito sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra, che sono partiti prima di noi con i vaccini, si sono sbilanciati in assenza di dati solidi a raccomandare l'uso della vaccinazione anche in queste persone. Non abbiamo elementi per controindicarla di conseguenza anche in altre malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale, come appunto lo sono le encefaliti autoimmuni, anche se ribadiamo i dati sono veramente minimi, non abbiamo sappiamo dobbiamo combattere un virus che purtroppo è terribile, anche se insomma nella maggior parte dei casi non dà forme severe, fortunatamente, e dobbiamo usare l'unica arma che abbiamo, che sono i vaccini, ovviamente in un contesto di sicurezza. Ecco, nessuno vuole esporre, far rischiare di più con i vaccini di quello che può essere l'effetto della malattia. Ecco. Fortunatamente, e speriamo questo si confermi anche in futuro, i vaccini attualmente approvati sono sicuri. Ecco. Bene, grazie molte. Posso fare un'intervento? Io, esatto, vedo una mano alzata, Adriana deve essere. No, lei che sta parlando. Patrizia, okay. Locatelli, neurologa. Ah, okay. Salve. Neopensionata. Salve. Civile di Desenzano. Volevo sottolineare una cosa, visto che siamo tra neurologi, quindi oltre agli argomenti di oggi, anche l'importanza dei vaccini per ritirare fuori i nostri anziani da casa. Nei miei ultimi ambulatori, nella fase, diciamo così, post-Covid, visto che erano chiusi tutti i centri per le demenze, così abbiamo avuto un sacco di casi di persone, diciamo, di età anziana, che si sono o una demenza evoluta molto più rapidamente, o altre persone che hanno manifestato dei sintomi di disturbo cognitivo, che in realtà però non erano né Alzheimer né altro, erano soltanto proprio disturbi da isolamento sociale, un po' da depressione, da mancanza di movimento, e abbiamo veramente, io non so se poi nell'ambito di chi si occupa di disturbi cognitivi è stata fatta una rilevazione, ma veramente i nostri anziani che anche non si sono ammalati, ma proprio questo stare rinchiusi, non avere contatti sociali, vivere anche questo battage televisivo quotidiano sugli anziani che muoiono, che devono stare, c'è veramente stato osservazione molto empirica negli ambulatori, una impennata incredibile di disturbi cognitivi, per cui ben vengano questi vaccini, che le nostre autorità regionali e statali li procurino il più velocemente possibile. Grazie. Grazie Patrizia. Grazie, sì, non volevo sovrappormi, è che avevo visto una mano alzata e volevo dare parola, ma non trovo più la persona che... Niente, la ritroveremo. Allora io procedo invece con le domande scritte, se i dottori non devono intervenire ulteriormente faccio un, diciamo, affondo su un caso che invece purtroppo ha avuto un esito triste, perché si tratta di una figlia che appunto ha perso il padre a causa di un'encefalite, diagnosticata pare anti-NMDA, quindi si parla di, insomma, 2019, aveva già avuto un confronto con la dottoressa Mariotto, quindi magari se vuole intervenire lei sul caso, se lo ricorda, era un signore anziano,
di 76 anni senza patologie pregresse, che però, diciamo, a seguito di questa diagnosi di limbica autoimmune ha avuto un esito infausto in pochi giorni, circa 45. La domanda era stata in parte sottoposta anche al dottor Irani, però la riprendiamo. Ha avuto un decorso molto rapido e quindi da soggetto sano è stato subito colpito, insomma, da affezione a polmoni, reni e cuore, oltre che appunto all'encefalo, e in un mese e mezzo neanche, diciamo, se n'è andato, purtroppo. Quindi chiedeva alla figlia qualche chiarimento su com'è possibile, quali possono essere le cause che concorrono in un decorso così rapido. Se non so, la dottoressa Mariotto si ricorda il caso, vuole intervenire, e le darei la parola per prima. Allora, in realtà l'ha detto già un po' Sarosh Irani prima, purtroppo ci sono dei casi iperacuti e rapidamente evolutivi. In realtà ci sono delle differenze nell'evoluzione di queste patologie legate ad una serie di fattori, a volte il tipo di anticorpo, ma a volte anche appunto fattori personali, ambientali, un sacco di motivi, per cui purtroppo sì, ci sono dei casi iperacuti che in effetti evolvono molto rapidamente, purtroppo li abbiamo visti anche noi. Molti casi, pur evolvendo acutamente, poi di fatto vengono diagnosticati e trattati e nel tempo vanno bene, ma purtroppo noi ne abbiamo esperienza, ma immagino sia un'esperienza condivisa anche da Marco e da Luigi, purtroppo ci sono anche dei casi che evolvono molto rapidamente. E quello che si può fare da parte nostra è sicuramente una diagnosi rapida e adeguata, ed è il motivo per il quale noi insistiamo molto sul dare importanza alla nostra attività clinica e di ricerca di laboratorio, perché la diagnosi tempestiva, ma lo diceva anche Sarosh Irani, è quello che ci aiuta di più, insomma, provare a tentare, insomma, di migliorare la prognosi dei pazienti. Ovviamente ci permette di dare un trattamento adeguato e noi tutti credo facciamo il possibile per far questo, però purtroppo a volte l'andamento è molto rapido e quindi questo non è sufficiente. Ovviamente il motivo per cui siamo qui e si cerca sempre di confrontarci anche sui casi più complessi e trovare una diagnosi è proprio quello di evitare questo tipo di evoluzione, che purtroppo però a volte c'è, cioè, chiaramente è quello che nessuno di noi vuole, o naturalmente non i parenti o i pazienti, ma nemmeno noi, nel senso che se lottiamo così tanto e cerchiamo così tanto di darci da fare per queste patologie, è proprio questo il motivo. Grazie. Non so se dottor Zoccarato vuole aggiungere qualcosa su questo tema. Mi veniva in mente, vedendo un po' la descrizione, che bisogna anche sempre tenere presente quello che ha detto bene il dottor Irani, cioè che in particolare l'encefalite ad anemia mediare è molto complessa come manifestazioni e per esempio comprende anche delle manifestazioni non prettamente neurologiche, almeno quello che non pensiamo che sia prettamente neurologico, per esempio la cosiddetta disautonomia, cioè problemi ad esempio nel ritmo cardiaco, sbalzi pressori e frequentemente appunto insufficienze respiratorie. E siccome leggevo dalla descrizione che il caso poi si era complicato, non è infrequente che encefaliti da anticorpi antinemediari, magari non in età giovanile, ma in età un pochettino più avanzata, sebbene fosse un paziente, diciamo, un paziente che parta sano, e dia delle complicazioni legate anche a quello che è il ricovero in terapia intensiva, le sovrainfezioni, perché sono veramente pazienti molto complessi da gestire, non solo appunto da parte del neurologo, ma per esempio anche del rianimatore, perché sono pazienti fortemente instabili, critici, e non sempre, diciamo, anche terapie o diagnosi tempestive riescono a stabilizzare questo tipo di criticità. E quindi non è infrequente che appunto vadano incontro a complicazioni anche non neurologiche. Ecco, questo mi sentivo di dire. Volevo aggiungere che con un decorso così rapido potrebbe essere stata anche un'encefalite limbica di tipo paraneoplastico, perché un decorso così aggressivo e rapido mi fa pensare anche che questa possibilità. Se vuole intervenire direttamente Maria Luisa, le diamo la parola un attimo e dopo ho un'altra domanda invece in un altro messaggio, quindi se vogliamo continuare su questo argomento lascerei la parola a Maria Luisa.
Grazie Alessia, buonasera a tutti. Grazie ai dottori per la chiarezza. Io volevo, la mia domanda in realtà era su quelle che possono essere state le cause, ovviamente nei limiti di quanto, diciamo così, comprensibile, ecco, a distanza e senza avere la cartella clinica a disposizione. Perché dal punto di vista quello che diceva il dottor Ferrari era pensato anche ci potesse essere una componente paraneoplastica, però i medici del Cardarelli dove è stato ricoverato mio padre hanno escluso questa evenienza e ci hanno detto che seppure ci fosse stata forse sarebbe stata una forma così in embrione, ancora embrionale, che non era neanche possibile individuare da risonanze magnetiche, perché ne ha fatte diverse. E, quindi semplicemente per quanto ovviamente oggi non, diciamo, non più utile ai fini della sua, di una sua guarigione, però almeno per cercare di capire qualcosa in più, se fosse possibile avere qualche chiarimento ulteriore su quelle che possono essere le cause che hanno potuto determinare questo tipo di malattia dal corso così rapido e ingravescente. Grazie. Sì. Scusate, ero disattivata. No, prego. Okay. Ah, sì. No, dico in realtà le cause in effetti dell'encefalite da NMDR sono o le forme paraneoplastiche o le forme puramente infiammatorie e quindi questa è la causa, voglio dire, se non si è trovato un tumore di fatto si tratta di una forma primitivamente infiammatoria. Per quanto riguarda l'evoluzione rapida, in effetti io credo che, cioè condivido quello che ha detto Marco, nel senso che in effetti le complicanze disautonomiche che si sovrappongono che fanno parte dello spettro clinico di questa patologia, spesso sono poi quelle più difficili da trattare, che portano il paziente in rianimazione e che quindi poi sono la causa della rapida evolutività clinica, che ovviamente si fa sempre il possibile per trattare, ma sono molto complicate, quindi tutte le alterazioni del ritmo, della pressione o cose di questo tipo che concomitano, a volte, cioè spesso insomma, sono una delle complicanze più difficili, ecco, da trattare. Grazie mille. Certo, sicuramente non è, diciamo, una cosa che nessuno, insomma, penserebbe che degenerasse così velocemente, quindi è la malattia stessa, penso che abbia suo connaturato questo aspetto anche di imprevedibilità a volte. A proposito di questo, c'è una domanda che, insomma, ha fatto un partecipante, che però credo che riguardi molti di noi, ecco, mi ci metto in mezzo. Quanti sono i casi di recidive in casi di pazienti con una pregressa encefalite autoimmune? Che cosa si sa adesso? Quali sono un po' i dati e quali possono essere eventualmente, diciamo, campanelli anche d'allarme per capire se si sta andando incontro eventualmente a una ricaduta? Luigi? Vuoi rispondere? Diciamo che per quel che riguarda le forme da anticorpi antirecettori MDA si sa che sono malattie potenzialmente recidivanti. E in che percentuale lo siano, dati non sono così chiari, possiamo fare una stima tra un 10 e il 20% dei casi, ecco, che penso sia abbastanza realistica. C'è da dire che la tendenza alla recidiva, dove con recidiva anche qui è un concetto che non è così ben codificato come qualcuno penso abbia sottolineato anche prima o abbia chiesto, perché non abbiamo dei marcatori a livello di esami del sangue o di risonanza magnetica o di altri dati che ci aiutino così chiaramente a dire questo sintomo è legato a un ripeggioramento del processo infiammatorio, del processo autoimmune. Ecco. Sta di certo che quando una persona che ha avuto un andamento che è stato anche migliorativo a distanza di mesi o anche di più, perché sono descritti anche casi di recidiva a distanza di molti anni,
presenta un peggioramento sul versante cognitivo o crisi epilettiche o quello che è un po' il quadro sindromico di questo tipo di encefalite, allora questo deve essere classificata come una ricaduta. Quello che è fondamentale e che si è visto è fondamentale per prevenire le ricadute è un trattamento aggressivo nella fase iniziale della malattia. Ci sono dei dati che l'hanno detto abbastanza chiaramente, quanto più si tratta bene nella fase iniziale questa patologia, tanto più si può ridurre il rischio che ci siano delle ricadute future, cioè quanto si è stati bravi a spegnere quel processo autoimmune che potrebbe riattivarsi in futuro, tanto più verrà ridotto questo rischio. Ecco, chiaro che certezze non abbiamo che ci permettano di ridurre questo rischio. Ecco, quello che conoscendo questa possibilità, che non è così infrequente di ricaduta, l'atteggiamento attuale è quello comunque, anche quando si è fatto un trattamento importante, nella fase più aggressiva iniziale, è di poi proseguire con una terapia, diciamo, di mantenimento, quindi che sia finalizzata proprio a prevenire le ricadute. Ecco. Anche qui, come già avete capito, dati basati su studi clinici, sui cosiddetti trial, cioè fatti dati che proprio solidi non ce ne sono, ecco, per cui sono considerazioni, atteggiamenti che noi prendiamo da altre patologie che hanno magari un comportamento simile. Però ripeto, quanto e lo abbiamo imparato, insomma, quanto più siamo decisi e una volta riconosciute queste patologie nel trattarle, questo è un passaggio fondamentale nel poi prevenire le possibili ricadute future. Questo io penso che anche Sergio, Sara, Marco su questo siano abbastanza d'accordo. Certo, Marco. Sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto, che naturalmente bisogna sorvegliare i pazienti periodicamente, quindi è importante il follow-up dei pazienti. E io darei la parola a Alessia perché non ho sentito Elisabetta Migliozzi. Allora, Elisabetta è in contatto con me via telefono, sì. Ma aveva un po' di problemi di linea, quindi non era sicura di... Però se vuole parlare... Sì, però ci sono. Ci sei. Oh, bene. Sì, no, ci siamo sentite tutto il tempo, però sì. Aveva dei momenti di blackout. Infatti, adesso vi sto sentendo, ma non ho seguito tutto perché purtroppo... Sì. Grazie Elisabetta. Beh, di cosa? Grazie a voi. Di essere collegata. Esatto. Ti vediamo comunque, sei un po' sgranata ma ci sei. Hai qualche osservazione Elisabetta? No, in realtà la cosa che mi interessava di più della giornata di oggi era il discorso del vaccino, perché io con il lavoro che ho iniziato a lavorare, allora io ho avuto un'encefalite autoimmune per chi non lo sa, a luglio del 2019, adesso mi sono ripresa e pian piano ho iniziato come volontaria nella cooperativa dove lavoravo prima di ammalarmi. E lavoravo come educatrice, quindi noi educatori in realtà adesso ci hanno mandato dei moduli per il consenso, perché siamo tra i primi, insomma, quando sarà, per essere vaccinati. Quindi il mio dubbio, che un po' abbiamo chiarito, ecco, era su quello, perché avendo avuto quello che ho avuto, insomma, cioè sicuramente come per tutti il dubbio su che cosa possa scaturare questo vaccino, ecco. Sì, mi sembra che puoi essere soddisfatta della risposta, o no? Sì, certo, sì, infatti era. Ok. Allora... Bene, grazie. Stavo guardando che non abbiamo domande più al momento, quindi se nessuno, insomma, facciamo un ultimo appello, se no possiamo proseguire con, diciamo, un po' la chiusura del programma della giornata. Insomma, lascio la parola al dottor Ferrari. Grazie. Allora,
Intanto volevo ringraziare tutti della vostra presenza, del vostro impegno, Alessia, Elisabetta, Sara, Luigi, Sara Carta e tutti quanti, non voglio dimenticare nessuno. E è stata veramente una bella esperienza, nonostante i problemi tecnici che abbiamo avuto, che siamo stati un po' artigianali, diciamo, nell'organizzazione. Comunque speriamo l'anno prossimo di fare qualcosa di meglio, nel senso che avremo piacere di fare questa manifestazione, diciamo, in presenza. Non so se Sara vuole aggiungere qualcosa. Prego, Sara. Ah, sì, no, io insomma semplicemente mi associo a questo, nel senso che è sempre bella, come dicevo all'inizio, questa giornata, perché mette un po' insieme, mette insieme medici e pazienti, che è sempre, penso, la cosa più bella da poter fare, e ricorda un po' a noi il motivo per il quale facciamo tutto questo, e d'altra parte credo ricordi ai pazienti che ci siamo e sia un po' un esempio di come noi cerchiamo di così, insomma, di darci da fare per voi. Quindi penso sia un po' una cosa che dà forza a entrambi, credo, non lo so, insomma, per me è sempre bello vedere e sentire quello che pensano i pazienti, e ogni volta che lo faccio anche in altre associazioni, e penso che sia proprio un po' così, che ogni volta ci dia la carica per continuare a farlo, nonostante le mille difficoltà che noi, come voi, ovviamente abbiamo. E no, l'unica cosa che volevo aggiungere, per chi è di Verona, ma anche per chi non lo è, che tra 10 minuti illumineranno la Gran Guardia di rosso, ed è un po' quello che è stato il nostro contributo, che devo dire, grazie al sindaco che insomma ha accolto questa nostra richiesta, il nostro contributo per dire che Verona, ma insomma noi, ma un po' tutta Italia in realtà c'è e vuole contribuire come può, ma insomma con tutto quello che può, a cercare di fare qualcosa di buono per questo tipo di patologie. Volevo aggiungere l'ultima cosa che non ha detto Sara, che oltre all'ambulatorio di neuroinfettivologia che abbiamo da tanti anni, negli ultimi mesi si è aggiunto un nuovo ambulatorio, che è quello di neuroimmunologia, nel quale possiamo seguire i pazienti specificamente con patologie di tipo autoimmune diverse da sclerosi multipla, per cui siamo contenti di essere riusciti a iniziare questo tipo di esperienza nuova, e Sara è direttamente impegnata in questo ambulatorio. Quindi cerchiamo di fare sempre qualcosina. Sì, abbiamo aperto questo ambulatorio, sì, perché un po' voleva essere, ovviamente ci sono già gli ambulatori dedicati alla sclerosi multipla e alle patologie insomma più frequenti, ai quali noi non vogliamo in nessuna maniera sovrapporci, però si voleva, visto che insomma spesso in effetti veniamo chiamati in causa per discutere come secondo parere o magari come così parere aggiuntivo alcuni casi complicati, abbiamo pensato esatto di creare un po' un ambulatorio dedicato, e noi cerchiamo sempre nei limiti delle nostre possibilità, in effetti, sia per quanto riguarda la parte clinica che per quanto riguarda la parte di laboratorio, di confrontarci con altri centri, insomma, e per cercare di... In effetti abbiamo dei begli esempi in cui dal confronto è nata poi una corretta diagnosi, ed è un po' la nostra più grande soddisfazione, credo. E quindi sì, penso che un po' anche questo convegno sottolinei come si cerca sempre di fare il meglio, ma insomma lo sono un bel esempio anche Marco e Luigi, con i quali insomma collaboriamo molto volentieri, che sono qui presenti, Sara Oscirani e molti altri. Insomma è un esempio di quello che noi facciamo tutti i giorni, quindi ecco. Credo che anche l'ambulatorio faccia parte un po' di questo, ecco, della continua evoluzione che cerchiamo di fare. Grazie molte, e insomma contate anche su noi pazienti o ex pazienti o pazienti in divenire per insomma la divulgazione, insomma la promozione di quello che fate, perché è veramente importante, ed è, io insomma ormai sono di vecchia data quasi, perché sono 6 anni fa risale la mia encefalite, fra poco sarà l'anniversario in marzo, quindi ne ho viste tante in questo periodo, ma insomma l'impegno che state portando avanti voi è il primo in Italia di questo tipo, di questa portata e insomma anche di questo spessore, quindi grazie. E penso che, se posso suggerire, che sia l'occasione per creare l'associazione in Italia, cioè una succursale dell'associazione. Sarebbe interessante, direi che mettendo insieme le forze... Io credo che abbiate tutto il nostro appoggio, sia nostro di Verona che di Luigi, Marco Zuccarato e di tutti quelli che si occupano di queste patologie
che sono collegati o meno, insomma, perché in effetti il nostro scopo è proprio quello di collaborare con tutti quelli che si occupano di questi problemi. Grazie, allora Elisabetta, bene, io e te registriamo questa cosa, okay. E ci risentiremo. Avete recepito bene. Recepito, grazie. Ok. Va bene, io direi che possiamo concludere. E, beh, la riunione di oggi in realtà è stata registrata, come ci è stato richiesto da più persone, con il consenso anche dei relatori. E quindi insomma questo credo sia anche un'altra cosa importante se poi insomma ci si volesse discutere a riguardo. E niente, io penso che ci si possa dire a presto, nel senso che rimaniamo tutti in contatto e naturalmente cercheremo di organizzare un evento magari anche con i vostri consigli l'anno prossimo, ma naturalmente ci manteniamo in contatto anche prima per tutto quello che insomma ci si può fare e si può fare per darsi una mano gli uni con gli altri. Quindi io direi che Alessia e Sara che possiamo chiudere e salutare tutti quanti e ringraziare tutti di quello che è stato fatto in questa giornata e per questa giornata, diciamo. Va bene. Grazie a tutti. A presto, allora. Grazie. Tutti. Arrivederci. Grazie tante. Grazie. A tutti, grazie. Ciao.